Ferdinando Quagliolo, Edoardo. Mario Bertolini, Nino Veglia. Stella Quagliolo, Lillo Romanelli. Don Raffaele Console, prete, Rino Genovese. L'avvocato Lorenzo Strumillo, Peppino De Martino. Carmela Luisa Conte, Erminia, zia di Bertolini, Maria Vinci. Regia di Edoardo De Filippo. Primo atto. Vedi chi è, va? Il giorno che dobbiamo fare i piselli con la pasta, signor, non li facciamo da tanto tempo, eh? Vabbè. Ah! Con tutto bene amare, non ci voglio perdere. Sfighi ciò fa facchi. Che è stato? Aglio di l'ho vritto. Non appena già aperto la porta, si è menato un collo e mi ha dato un bacio. Quando mai? Uè, ma te l'avverto l'ultima volta, nanda signore, oi. Scatto posto tu, sino chissà qua volte che è stato, sentono faccare, ti faccio cadere chi sta di tre denti che ti sono rimasto. Ah, mi è passato un bello guai con te di questa casa. Ah già, si te faceva un giovane con barbiere che sta basso al palazzo. Beh, addosso il gusto non c'è per denti. Ma quello non ti vuole, hai che tiene il coscio storto. Oh, vero, non hai idea. Allora fammela vedere. Sicuro, che stavamo ritto. Voglio vedere quando si decide mio marito a te ne caccia. Una cosa è, voi avete la fortuna in casa e non la sapete apprezzare. Con Ferdinando vostro marito un giorno sarà milionario e per merito mio. Sì, sicuro. Eppure, se voi mi stisse passendo a me. Ma vattene, va, che tu comprugli a mio marito, ma non a me. Se fosse per me, in questa casa non ci metteresti più il piede. Una cosa è, già mangiato, ognuno si industria come può. Alla fine non faccio niente di male, no? Ma va, niente di male, tu lo fai a scipazza a chi lo povero Ferdinando. E che sono io, quello è lui che fa sempre a testa sua. La settimana passata come perdette l'ambo. Io gli do un numero, lui piglia se ne gioca un altro, sono storti i cosci, si tira storto. Come mai? Don Ferdinando dove sta? In cucina. Ah, e allora permettete, gli ho portato i biglietti giocati, numeri sicuri. Questa notte ci sono state le visioni. No, guardate là, guardate che peccato, guardate quanta denaro buttate. Buttate? Una cosa, ma voi state scherzando? Queste, vedete, sono il ricavato delle visioni notturne. Io e vostro marito siamo state fino alle 4 stamattina seduti sopra i tetti. Spieghi ciò fa fa. Per vedere come ponevo manicomio tutte e due. Io stanotte il cielo era nuvoloso e quando le nuvole si incominciano a intrecciare fra di loro, si forma una specie di quadri plastici, quadri, montagne, alberi, capa d'animale. E quando c'è la persona che conosce il trattato della composizione, della combinazione fumogena, fa la storia perfetta della volontà dei vivi e dei morti, ne caccia il cosiddetto costrutto e dal costrutto i numeri per i terni e le quaterne. Stanotte, per esempio, indovinate chi ci stava appresso a una ciuccia con una panza tanda. Che ne so. La buonanima di Don Saverio, il padre di vostro marito. E a ciuccia sapete chi era? Chi era? Voi la conoscete, voi sì, proprio voi, perché guarda, questa nuvola a forma di ciuccia. Dopo un poco si è trasformato e ha preso le vostre sembianze. Grazie. Non appena Don Saverio, la buonanima del padre di vostro marito, vi ha visto, si è messo a correre. Certo, correvo come può correre una nuvola, no? E correvo così, che braccia alzate, come se avessi dovuto trovare a qualcuno. Ferdinà. Già, che lo può a nulla parlava. Udini il coscio storto, state zitto. Era la voce di un passante in mezzo alla strada, capito? Ferdinà. Dunque, le sembianze di Don Saverio erano perfette. Correva, perché correva, non lo so. La voce che ha strillato Ferdinà, era l'anima di Don Saverio che si è servita del passante per chiamare il figlio. Ferdinà. E io ho fatto i numeri. E muovi dimmi chi è? Ferdinà. Ehi, mummi, state zitto, che le dice pure il San Ferdinà? Ma visto, signor, mi ha chiamato mummi. State zitto, non rispondere, va alla porta, va. Ti dico il coscio storto. Ma Ferdinando dove sta? Sta in cucina, ma. Ah, allora permettete, va, ora ci vado. Una cosa, vi ripeto, voi avete la fortuna in casa e non lo sapete apprezzare. Come no, sì. E poi un giorno avevi ragione, un giorno. Signor, ora ci stanno i figli di Onutare, quello che sta in casa a fianco a noi. Onutare Fruncillo? Sì, signor. Ah, ecco buona a me. Noi appena ci conosciamo, a stento ci salutiamo quando ci incontriamo per scala. Tengono che la superbia. Voglio parlare con marito vostro. Tenendo una brutta faccia però, sapete? Lo vedo. E falla entrare, va. Faccia tre, sì? Beh, si capisce. Entrate, signorina, entrate. Buongiorno. Vattene fuori tu, va? Permettete. Accomodatevi, di che si tratta? Noi vogliamo parlare con Don Ferdinando Quagliuolo, perché solo lui ci può dare le spiegazioni di un certo affare. Già. Ferdinando in questo momento è occupato in cucina. Sta mettendo i sugheri sulle bottiglie di pomodoro per l'inverno. Lo vuol fare con le sue mani perché dice che come le appila lui non le appila nessuno. Potete parlare con me, lo stesso. Una concia, il nostro cane
è morto. E lo chiami cane. E come quella era una persona di famiglia. Sentimi. Noi a tavola mettevamo prima il posto suo e poi il nostro. Lo abbiamo trovato fuori al terrazzo con una pancia gonfia così e con la schiuma verde che gli usciva dalla bocca e dal naso. No, quella che usciva dal naso era gialla. Era gialla. Il nonno sta più morto che vivo. Quello tiene un'età. Può darsi che il forte dispiacere fa morire pure a lui. Ah no, quello è certo. Il nonno muore appresso a Masaniello. Oh, mamma mia, senti, ci dispiace assai questo fatto, ma non capisco perché ce lo venite a raccontare a noi. Donna Concè, quello il cane è stato ucciso da Don Ferdinando, vostro marito. È stato avvelenato. Ma per carità, ma non lo decide nemmeno per scherzo. Quello Ferdinando va tanto bene agli animali, non sarebbe capace di far male manca una mucca. Quello lo disse chiaramente e ad alta voce. Non sapendo che io dalla finestra della mia camera, che da proprio sul terrazzo, sentivo ogni cosa. Passalo! Passa là, cane di monnezza! E io sentivo, ma sta inguaiando tutte le piante. E vire che dire, se il padrone tuo non te tiene attaccata, ta mengo valena e ta faccia morire. E ha mantenuto la parola. La giovistia non ha concesso questo occhio mio, o se no volesse cercare in questo momento. La giovistia ha rinda la finestella della camera mia. Diverse notti, isse agli dello facchino suo, l'hanno fatta apposta, ha settato un coppia di tetto su. Con tutta la premeditazione, e che cinismo! Agli dielo guarda per i conto con Mick. Isse pure ci teneva noti. Come no? Ehi, perché una volta in mezzo di scala avete un morso vicino alla gamba che se lo ricorda ancora. Ma no, signore, ma che cosa? Quello sopra i tetti ci vanno per fare i numeri e per giocare. Perché dice che vedono che sta e nuvola e ciuccia? Qua sta mio marito. Ferdinando, ma ho parlato con lui. Ferdinando, ci stanno questi due giovanotti che vogliono parlare con te, cane. Ah, i figli del notaio. E Froncilli. I Froncilli che stanno dentro a casa a fianco a noi. A fianco a noi, sì, che sa, dicono un nonno, ma non ancora si parla di Masaniello. Ah, Masaniello un nonno si chiamava Masaniello. Ma no, il nostro cane. Ah, che locale? Il cane di Masaniello. Dite di che si tratta? Già, voi non sapete niente, è vero. La nostra presenza non mi fa sospettare niente, perché voi siete innocente. Tu manca ne sai niente, tu. Lascia stare, scusate, un momento, abbiate pazienza. Un momento, che devi fare? Voglio mettere a posto le bottiglie. Lascia stare, le bottiglie a posto le devo mettere io. Le devi mettere, vabbè, Ferdinando, capito, mamma ne va chi? Ah, cana da volta per mettere due bottiglie nella dispensa e mi chiamano ingegnere, un architetto. Sempre buono, un po' di educazione, specialmente in presenza di persone strane. Scusate, vedete così. Dunque, voi parlate in un modo, un nonno, Masaniello, ma di che si tratta? Il cane della nostra famiglia è morto. È morto cane. Morto il cane. E beh, ridete. Ah? No. Ridete. No. Dico è morto il cane. Morto. Come dite che state ridendo? No, rido come si ride quando muoiono le bestie, insomma si ride di tenerezza, ecco. È morto il cane. Si ride. Mi dispiace, ecco. Pure a me, come no? Mi dispiace perché capisco che vi ha fatto dispiacere, ma d'altra parte non ringraziate Dio. Vi siete tolto un fastidio e una puzza di casa, quello è veramente un fetore. Mamma mia. Io avevo deciso di andare all'ufficio igiene, questo è così. Ma perché, scusate, il fastidio era vostro? La puzza, la sentivate voi? Sì, la sentivo pure io, la puzza. Perché non tengo naso. La sentivo, perché il vostro cane aveva trovato il sistema di entrare fuori dal terrazzo nostro, è vero? Come no? Faceva i suoi bisogni, grandi e piccoli, e poi se ne scappava. Maligno, perché fuori al terrazzo suo non faceva niente, appena fuori dal terrazzo nostro. Mamma mia! E noi dovevamo correre con secchi d'acqua, d'estate, una cosa. Sì. E voi per questo lo avete soppresso? Avete soppresso, non credo. Ma che soppresso? Ma badate come parlate. Ho pregato la Madonna di Pompei che lo facesse crepare. Questo, ha pregato? Questo. Anzi, dal momento che abbiamo ottenuto la grazia, ricordo, domani senza mine portiamo le candele in chiesa che avevamo promesso. Ma io non l'ho toccato proprio. Voi no, ma lo avete fatto avvelenare dal mandatario. Eccolo là, il mandatario. Che tengo l'associazione a delinquere. Ma ci faccio, non è da diretti. Quando incontravo il cane loro mi fermavo sempre, gli volevo bene. E anche lui mi faceva cagoto così, eppure io. Tu pure facevi cagoto così? No, voglio dire che gli volevo bene pure io, ma poi un giorno mi diede un morso a tradimento, quello era birbante, a buon animo tuo cane. Era traditore. Traditore, e da allora non ci siamo salutati più. Allora voi dite che non ne sapete niente, beh. Ma è così, non ne sappiamo niente, lasciateci lavorare perché devo mettere le bottiglie nella dispensa, per favore. Oh, e che gli ha da fare a notte sopra i tetti? Sentiamo, che gli ha da fare? Se un interrogatorio, così, io vado sopra i tetti, perché siccome il sabato gioco all'otto, allora. Le nuvole, quando si svela, c'è nuvole. E allora, Don Ferdinando? Non lo si può. Ecco. Vado a prendere un poco d'aria. Ma io te l'ho detto che avremmo fatto una venuta inutile. Lo sapevate e ci siete venuti. Mio fratello.
No, aspetta, aspetta, lì, ce l'ha già dice. Ma non dare, Luigi, non ne vale la pena. Inganno, ce l'ha già dice. Sentite, Don Ferdinando. Dite. Voi mi siete stato sempre antipatico. Veramente? Sì, signore. Quando veniste ad abitare qui, a fianco a noi, io in famiglia lo dissi subito. Quel tipo non mi piace. E non ci sposiamo. Io rispondo a dispetto. Figuratevi mo, dopo la morte del povero Masanirle, con tutti i giustificatissimi sospetti che ho sulla vostra persona, addirittura mi fate schifo. Guarda, provati. Voi state in casa vostra, provate. Ma non ti aspettate. Ma tu hai una provocazione. Scassate la bottiglia, scassate. Andate, va, andate, che a noi le bottiglie ci servono. Voi ritenete le vostre teste e noi le nostre bottiglie. Ci siamo salvati, ci siamo, andiamo in cena. E beh, che vi devo dire? Dovete fare la stessa fine che avete fatto fare al mio povero Masanirla. Una pancia tanda, la schiuma verde che riesce dalla bocca e dal naso. Cacciali via. Ma vedete, uno sta in casa sua, deve subire una provocazione, così è pazzo. Ma non andate letto, Don Ferdinando, quella è una famiglia di pazzi. Se ne sono andate. Io per causa di quella gente che abita a fianco me ne vado pure da qua. Io lascio pure questa casa. Don Ferdinando, questi sono numeri. Sei il cane. Ma tu avevo finito. Ma tu avessi deciso di fargli all'elemosina a me. Questo sabato, ricordi, abbiamo giocato più di 200 biglietti. Questo sabato vinceremo. Vinceremo, che è cattivo augurio sta parola. Vinceremo, è cattivo augurio. Vincerete. State con questa capa voi. Ma vedete se è una cosa regolare. Un padrone di bancolotto che si gioca tutti i soldi dentro un bancolotto suo stesso. Questi sono affari che non ti riguardano. Hai capito? Il bancolotto era della felice memoria di mio padre. Io mi gioco i soldi, mi non devo dare conto a nessuno. Tu non hai portato nessuna dote, ringraziando a Dio, perciò statta zitta. È un guai, Ferdinando. Arravoglia ta mano e pieda, chi ha sì? Ci ho sentito, ma è una cosa. Padretto, un Ferdinando. Di quella è una donna tremenda, sai? Sì, e perché sei lecito? Perché sei noiosa. Sì. Tu, tieni mente qua, guarda, mo ti faccio la fotografia tua. Tu sei scocciante, sapendo di essere scocciante. Hai capito dove sta la sfumatura? La finezza. Tu sei scocciante consapevole. E non ci sono attenuanti perché sei recidiva. Che lo sai che fa? Che fa? Quando vedi che io sto facendo un guaio, è vero, perché capita qualche volta, anzi spesso, come si dice, errare umanum est, no? Quello non è che si sta zitto, no, perché arrivato a un certo punto me lo rinfaccio. Guarda, è così, con questa calma, con questa serenità, guarda. E mo fai un altro guaio. E ne facessi una buona, Ferdinando, vuoi fare tutto tu? Lascia stare, Ferdinando, non lo fa, non lo fa. E io lo faccio. Hai capito? Io manguaio, mi rovino, ma lo faccio. Sì, fammi sentire un po' di rispetto a chi lo fa. Non lo so, non lo so. Ma tu sei la mia morte. È permesso? Servo un Ferdinando. Siete arrivati, vabbè. Sì. Piglia la scopa, pulisce sta roba, leva sta roba a candela. Siete arrivati, Voi, avesse fatto care io a bottiglia a mano, fossi ettatore di aprita. Voi perché siete venuto? Perché? Come avete lasciato il bancolotto solo? No, signore, niente affatto, Don Ferdinando. Io ci sono stato fino a tardi, ho venduto tutti i storni, poi siccome era finito il movimento me ne sono andato. Ma c'è rimasto Don Bartolomeo, la signorina De Biasio, io scartellato. E non potevate rimanere pure voi là dentro a dare un occhio che c'è movimento di denaro? Capita qualche malintenzionato? Io perché vi pago? Perché mi pagate? Perché vi pago? Perché mi pagate? Ehi, perché mi pago? Per fare il mio dovere e per servirvi sempre. Ma non lo fate il vostro dovere perché non siete capaci di resistere 10 minuti nel bancolotto. Io? Sì. A chiacchierata col barbiere a fianco, a tazza di caffè, un pacchetto di sigaretta, a passeggiatina. E io guardo, io osservo, io vedo chi lavora e chi no. State d'accordo, Bertolini? State d'accordo se vi volete mantenere il posto? Don Ferdinando, ma io questo sabato sono di libertà. Un sabato sì e un sabato no, non vi ricordate? Allora dal momento che eravate di libertà perché siete andati in bottega? Voi ne potevate andare a fare la scampagnata per i fatti vostri. Io non voglio niente da nessuno. Ferdinando, ma voi a me non mi volete bene. Non mi volete bene e non sta bene, perché io vi adoro di pensieri. Si capisce, sto rindo bangolotto dalla buon'anima di vostro padre. Ma siete aggiustate 4 uova dentro le piatto. Mi sono aggiustate 4 uova dentro le piatto. Certo, sto bunaril, voi dite 4 uova. Che so, ogni tanto indovino un ambo, un situato, un secondo estratto. E vincete sempre. Che c'ha già fai? La fortuna che mi assiste, caro Ferdinando, e vi dovrebbe fare piacere.
La settimana passata, ma con c'è, quando in vado si dice, ho preso 60.000 lire sulla ruota di Bari. E poi certamente che già fa, io sono solo, sono venuto a picciarilli in un bancolotto vostro e, come si dice, mi sono affezionato, ecco. Voi, Ferdinando, voi per me siete come un padre. Una concetta la vedete, una concetta? È come se fosse una mamma mia. E Stella è mia figlia. Vabbè, upata, mamma e a figlia. E ci siamo spiegati, non ci dobbiamo dire più niente. Abbiamo capito. E io la rispetto. Bravo. La rispetto come si può rispettare una sorella. E questo dovete fare. E io dico sempre a zia Erminia. Ah sì, Stella è la corona della mia testa. È stato accorto, perché io la testa va a spacca e non vi mettete più la corona. Niente affatto, non spaccate niente, chi stava domani male. Va, non è a mamma, va, quanto sei bello, va. Papà, state buono. Dove vai tu? Vado a comprare la stoffa con vestito nuovo. E chi se sto periblucolo, che andava a fare presto? Che... Periblocco, conosco un negoziante e mi fa risparmiare ancora un po' prezzo. Andiamo. Perciò avete preso appuntamento. Vieni a casa, vieni, mi fai un piacere. Al momento che scendi, siccome io non voglio uscire, mi fai tu un favore. Vieni qua, vieni. Se volete. Mamma, avete visto? Ma tu fosse pazzo! Vai, stai zitto, se no faccio un riesco pure a te. Ma va bene, c'è successo, chi sta scemo? Ma c'è. Sì, ma io me ne vado, me ne scappo. No, vattene in camera tua, va. Va, via, vattene in camera tua, vattene a dormire, ti spogli a te cucca. Ah, sì. Ho Ferdinò, ho l'onore di dirvi che questa è stata una mussatella che non doveva fare. Sto in casa mia, faccio il comodo mio, non ho bisogno di consigli. O schiaffo che capiterà da Stella come se l'avesse parata a me. E tenetevelo per voi. Lo tengo per me, mo. Bravo. E che ne faccio? O mettete sotto aceto. Questa a Natale sapete come vi riscalda. Ma che male facevamo uscendo insieme? Siamo usciti tante volte. E adesso non uscirete più. Vabbè. Siete usciti tante volte. E adesso non uscirete più. Insomma, Bertolì, fatemelo piacere, ve lo chiedo con tutta la calma. Fatemi un favore, toglietevi questo pensiero che avete per mia figlia Stella, perché sennò finisce male. No, io non volevo. Guarda. No, voi ve lo levate. No, non voleva. Voi volevate. Non voleva. È capace così. Levate tu a me. Beh, e io ve ne caccio a calci dal bancolotto. No, Ferdinando, ho l'onore di dirvi che voi i calci non meritate e non me lo potete cacciare in un bancolotto vostro. Voi mi potete solamente licenziare. Bravo. Questo lo potete fare. E si licenzia. Già, però per fare questo mi dovete dare una bella liquidazione. Ma sentite. Altrimenti ve la sbrigate con i sindacati. Dallo. Sì, anzi, già che stiamo a questo, caro Ferdinando, procuratemi il mio libretto di invalidità e vecchiaia. Dove sta il mio libretto di invalidità e vecchiaia? Che ci devo pensare io? Che la vecchiaia tu ci pensi tu? No, che ci faccio pensare io? Voi siete datori di lavoro. Io sto da 14 anni nel vostro bancolotto e voglio tutte le marchette arretrate. Ma perché non l'hai chiesto prima? A 14 anni, ma te ricordi io? Io l'avevo chiesto. Un libretto. Avete carpito la mia buona fede. Avete carpito. Ma fate una bella morita, ma con questi sindacati vi rovinò un pezzo. E poveri Mac Bufferni. E poveri. Scusate tanto, ma cos'è? Tu capisci come stai combinando. Quella è una carogna che si domanda in galera, vuoi sindacato. Quello è capace di fare. Ferdinando, tu lo sapevi la verità, e calmate un po', che è? E qua siamo ridotti che non si può più aprire la bocca. Non dovete parlare, no, vero, era di chi lo schiaffa che la povera non è Dio. E sa chi lo paziente non so sposo. Ma sì, ma se diamo principale ereditario. Deve fare quello che dico io. Ma chi hai? E basta. Sì. Silenzio. Basta. Qua con le buone maniere non si può ottenere niente. ci vuole il bastasa. A un certo punto devi essere volgare, bastasa. È finito. Si è stabilito il silenzio. Ma fosse malamente Mario Bertolino come marito. Un marone che l'ha convenzionato. Da diretto, Don Ferdinando. Mamma mia, ma noi lo conosciamo bene. È venuto picciavilla fin da casa nostra. È onesto, assegnato, faticatore. No, che altro vai trovando? Non lo voglio vedere, capito? Non lo voglio vedere. Ma perché uno da spiegare ragione a gente? Non lo voglio vedere, mi è antipatico. Non mi piace proprio come disegno del suo corpo, della sua famiglia. Non mi piace. Va bene. Brutto. No, mi è antipatico. È troppo fortunato. È troppo. È un'esagerazione. Si dice, ma allora tu sei invidioso. Ma io ho sempre goduto del bene degli altri. Ma che senso? La fortuna di Bertolini fa schifo. Ci deve essere qualche cosa di diabolico. No, mi fa paura.
Chiamo fortuna, ma chiamo. Carogna. Tu ricordi quando venne a lavorare nel bancolotto nostro, quello moriva di fame? Fame, fame nera, come non me lo ricordo? È vero. Come no? Oh, che sono stracciato, la faccia bianca, pallida, madonna, malato. Sì. Ah, sì. A Nerminia. La zia, mi ricordo. Qualunque cosa, quello ragazzo è servizievole. Si adatta, si adatta. Ah, buonanime, mio padre diceva, ma io che ne faccio? C'ho tutti gli impiegati a posto, non ho bisogno. Qualunque cosa, servizi umili. Servizi umili, sì. E difatti questo faceva. Facevo le pulizie. I servizi. Una colezione, comprava e collezione. Portava le sigarette. Sigarette, caffè. Poi metteva la segatura a terra quando pioveva. Quando pioveva? Sì, a Napoli quando mai, ogni tanto una volta piove. No. E questo faceva. Cominciò a giocare. A giocare. Allora ci stavano giocati i 12 centesimi. Sì. E piano piano, sai, sempre piano piano si è sistemato. Come? E vince sempre, caspita! Piano piano si è messo a posto. Adesso non si fa mancare niente. Quello parla quando tu parli. Con la vincita del bancolotto mio, quello è stato capace di spegnerare tutti i pegni di sua zia. Sì, sì, sì. E tutti i pegni di casa. Che poco di biancherie che ci avevano tutte pegnorate, lì quattro stracce. Povera gente. Tutte pegnorate, quelli sono stati capaci di spegnorare tutto. Tutto. E poi non si fa manca niente. E come marcia? Il guardaroba di Bertolini fa impressione. Vestiti d'estate, vestiti d'inverno, cappotto, sciamisi, sì, sì, sì. Cappello, giacca sportiva, pantaloni di flanella, vestiti di lino, per la stagione, quando stavo tutto bianco, ma no, non mi finirò mai, quei vestiti bianchi proprio. Si è fatto l'impermeabile. Pure. Impermeabile. Si è comprato l'ombrello, il calosce, vedete a Napoli il calosce, qui siamo un paese del sole, che c'entrano le calosce a Napoli? Chissà che è calosce, ombrello, quando mai, chi le chiude sempre con il giornale in capo quando pioveva, mo si è accattato l'ombrello. La mattina, madonna, la mattina tante pere di in bottega, non ci vado più perché io non posso assistere, mi fa troppo male, tengo un fegato indorzato, che ragione, andato, è una pietra, il fegato mio, il fegato mio, è una pietra. Perché? E non scendo più al bancolotto. La mattina alle 11 precise, ma spacca il minuto, sa? Alle 11 precise, è vero? Sì. Come? Sì. Che cosa è vero? Ma. Come ma? Sì. Perché hai detto è vero? Se io non ho detto quello che volevo dire, perché hai detto è vero che cosa? Allora mi dai ragione sempre. Allora io sono il pazzo, il maniaco. Alle 11. Alle 11 che cosa? Stai, aspetta quello che dico e poi dici il tuo parere, che nessuno ti accirca. Nemici pagati, capito? I nemici pagati. La mattina alle 11 precise viene la cameriera, è vero? Non so. Come non so? Ma. Vabbè, stai zitto, va, leva da me, si va. Viene la cameriera, quanto è antipatica, ma è una sardagnola. Ora che la sì, viene antipatica. Sì, sì. Viene e porta un pacchetto con due uova. Hai capito? Tu, qua l'hanno fatto le gallinelle? Hai capito? Come i gallinelle. Ma perché le uova chi le fanno? Non ne fanno i gallini. C'è bisogno di dire l'hanno fatto le gallinelle. Sì, qua stanno due uova e basta. Basta. Vabbè. Ma per farmi sapere che c'hanno le gallinelle sul terrazzo. Sì. Il sapere che lo pacchetto, vero? L'apre, sai, con quell'aria di sufficienza, come se mai, non so, fossero uova di gallina d'oro, che devo dire. E si ciocca, 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 se noi uova, ciocca, 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 ciocca. Sai, e se fa quel rumore per darmi fastidio, tanto è vero che io non ci vado più, perché quando sento di lui, come se me lo sentissi in testa, proprio, mi sento proprio. Ma no, non posso. Non posso. Ma che sei? Ma no, no, per amor di Dio, non ci vado più. Due anni fa. Quella è storia, questa è storia. Dunque, due anni fa io lasciai la mia casa. Quella casa. Gioia di casa, bella, piena di sole, esposta al mezzogiorno. Il balcone. Comoda per me, perché c'aveva il balcone sul bancolotto. Bancolotto. Era primo piano, quindi a mattina con la scala interna scendevo e mi trovavo al posto di lavoro. E io lasciai la casa perché era morto mio padre, mi faceva impressione di rimanere là, tanta ricordo, tanta, vabbè, dissi vabbè, trovai questa qua che pure è comoda, vabbè. Ad ogni modo,
Quello vince un terno di 400.000 lire. 400.000? Vince ogni sabato. Sì. E si affitta la casa mia. Si andò ad affittare la casa mia. La casa tua, no? La casa vuota? La casa che tu avevi lasciato. Dove abitavamo noi, insomma. Casino, padrone di casa, vabbè, libera. Vabbè. E chiudo Bertolino e se la pigliava. Vabbè, vabbè, con te non si può parlare di Bertolino, capisci. Non è inutile. Ma come, con c'è, ma salta gli occhi, questa che manina. Ma come l'ultimo impiegato del bancolotto mio si è fatta, si è affittato a casa principale, ma dove siamo arrivati? Ma proprio senza rispetto senza per il rispetto. Principale. Ci vuole la distanza. Distanza. Adesso allora dove siamo arrivati? Non si fa. Adesso Bertolino sta a casa mia. Poi vinse, non so, altre 200-300.000 lire e fece la rinnovazione. E c'era bisogno di fare la rinnovazione. Quella era nuova, la casa, l'avevo fatto rinnovare da poco. Ah, come? Dice che ha fatto i tramezzi, ha cambiato le mattonelle per terra. Se voleva. Ma le porte le ha fatte di un legno pregiato. Sì, ma sì. Una cosa, un bagno. Con la vasca. Con la, con che? Con la vasca. E facevi il bagno senza la vasca. Ma bastava un utinello per lui. Ma stai zitto, cretino. Vabbè. Come dici, dava un bagno senza vasca. Lo scaldabagno. O scendi in bagno. O scendi in bagno a saponire. Col sapone. Col sapone dentro. È tutto con i sogni. Tutto. Lo puoi essere sicuro, la sera se ne va a letto, se fai il sogno a mattina, vieni in bottega. Mi sono sognato la nonna, mi sono sognato la nonna, mi ha detto che sai che fai i numeri e vinci. Mi sono sognato a papà, a mamma. Come ogni mattina. Ma Ferdinando, mi sono sognato a mio fratello, soldato. Stavo vestito da soldato, pallido, con la mano in capo, che diceva, ma fa male a capo. 5 a mano, 34 a capo, 12 un soldato, paffate! A chiappe, piglia. Secca proprio. Che secca. E mi fa ridere così, va bene. Tutto con i sogni. Zitto sangue. E mi fa ridere. Se sarà acceso. Ferdinando. E mo se sono un padre, mo se sono la mamma, o nonna, la nonna, i fratelli, le sorelle, i cugini, i nipoti, i cognati. Se sono tutto quanto, o nonna, la nonna, i nipoti, a mamma, padre, i cugini. Sono morti tutti quanti. Quella è una famiglia di morti. Sì, è una famiglia di morti. È rimasto vivo solamente lui. Solo. Tutti sono andati a lavorare per lui, tutti quanti. La notte vanno in sogno a lui e alla porta dei numeri. A lui vivo, bello, casella. So così, pazzo. Ma a te che t'importa, dico io, che ti interessa? Vuol dire che è fortunato. E sposando sa stella ci va bene pure lei, perché così con le sue entrate possono fare i signori. Ah sì? Quella sa come mi deve urtare, come con le sue entrate. Perché la vincita di Bertolini è diventata un'entrata, che è un impiego governativo. Ma insomma, deve vincere per forza sto signore. Ma chi hai detto? Ma tu dici le sue entrate. Ma non lo sto dicendo io, stai dicendo tu, Ferdinando, tu lo stai dicendo. Signore, quello si sogna che c'è dentro. È la verità, Conci, è la verità. E ogni sabato, quello non scappa una settimana. Avanti, il signore non sa. Guarda, questi sono tutti i biglietti che io ho giocato questa settimana. Là, guardate. Io ho giocato, guarda qua, più 70-80 mila lire ogni settimana. Bravo, fai bene. Io non sono capace di vincere mezza lira, ma come fa sto signore, come fa? Io passo le nottate sopra i tetti assieme a sto povero disgraziato, l'umidità, il Dio sa per tenere l'uno per tutto qua. Non ci date più, non date più. Signore, si è trammiato tutto qua, la capa a pelle. Non ci andate più, fa male. Come fa, avanti, come fa a vincere questo signore? Ma che vuol dire? Tu non vinci perché sei invidioso, hai capito, Ferdinando? Come? Tu hai invidia di Bertolino, no, se giochi che risulta a chi è. Sì, lascia stare. Ho cominciato col dire. No, ma io ti conosco, tu hai invidia di Bertolino. Non è l'invidia. Allora che succede? Che Achille vince e tu no. Aspetta, perché se tu tieni questa cattiveria con Achille, no. Questa è invidia, Ferdinando. No. Hai invidia di questa ragazza. Sì, no, la gente sei invidioso. Sì. Lo sto dicendo e lo dico che sei invidioso. Non è l'invidia. Sei invidioso. Non è l'invidia.
ma mia figlia io non gliela faccio sposare. E gliela faccio sposare io. Mi capito? Andate retto. E io ammazzo a tutti e due. Ma insomma, vai da pigliacolle per una cosa. E ce lo va mamma mia. L'estrazione. Dammi questa estrazione, dammi qua. Chiudi la porta e non far entrare nessuno. Vabbè. Perché devo riscontrare il biglietto, non posso essere disturbato. Chiudi la porta, chiudi. Siete là. Siete qua. I biglietti riscontrati li mettiamo sopra sta sedia qua. Se no si imbrogliano e ricominciamo sempre da capo. No. Dunque. Sopra quella sedia là ci mettiamo tutti i vincenti. I vincenti, già fatto. Tutti i vincenti. L'estrazione dove sta? Qua, la cartuccella. La cartina con i numeri, dove sta? Qua, ecco. Dammi qua. Vediamo. Gesù. Ma fai vedere. Che estrazione strana. Buona. No? Ma c'è il diavolo dentro, sapete? Ci deve essere il diavoletto. È uscito 1, 2, 3, 4 e 26. E dai? No, ma sono cose mai. E non ce li abbiamo noi, questi numeri qua non ce li abbiamo. No, questi non ci sono questi. No, io i semplici non li gioco. Sì. Il 26 io ce l'ho per cattivo augurio. Io ve lo dissi, io ve lo dissi. Come vedi il 26. Sì, statta zitta. Non si può giocare a questa estrazione come... Il 2, sì, il 2 sta da diverse parti, sì, io il 2 solo lo gioco. La piccerella. Questo qua, vedi, questo biglietto qua, questi numeri, tu dici di giocarlo perché secondo te erano sicuri. Sicuri. Questi pure erano sicuri questi. Don Ferdinando, queste bisogna giocarle per 3 settimane di seguito. Ma chi ti crede che mi sono rimbambito? No. Questo biglietto qua è la quarta settimana che lo giochiamo. Ed è la prima del secondo triduo. Ah, perché si gioca a tridui? A tridui. Vabbè. Io lo gioco per quanto? 9 tridui. 9 tridui? 9. Io lo giocherò per 9 tridui, vabbè. E poi si comincia da capo. Ah, sì? Sì. È questo qua? Questo, un biglietto lo tram. Perché c'entra lo tram? Questo qua, tu dicesti, lo dovete giocare perché è sicuro, è una certezza. No, certezza, no, momento, sono probabilità, non sono certezza. No, la certezza, sai qual è? Che io ti spacca la capa perché non posso essere fatti scema a te. Non farti una settimana che tra, se mi hanno cambusato. Ma che c'entra? Ma che sta? Ho vinto 4 milioni! 4 milioni! Che bella cosa! Che bella cosa! Ma io non ci posso pensare, vedete, ma non c'è dubbio, perché guardate, qua sta il biglietto giocato e questi sono i numeri di estrazione, che bella cosa! Oh, per dirà, stanotte mi sono sognata a vostro padre! Papà! Sì! Ma cominci con la famiglia mia, tu hai capito? Sono stato nonna. Sì, ma sono stato nonna, stai, quanto era bello. In manica di camicia, sa, come quando si metteva a leggere il giornale fuori al bancolotto con quella bella camicia rosa, ve lo ricordate? Quanto era bello. Oh, Ferdinando, è entrato nella camera da letto insieme a Don Ciccio Tabaccaio, quello che morì 18 anni fa, ve lo ricordate? È trasuta in marit... Senta, piccerino, giocati... Vai, aspettate... Come vi ha chiamato? Ma ha chiamato Piccerio, un Ferdinando. Piccerio? Proprio così. Piccerio? Piccerio, sì. A voi? A me, testuali parole, sentite. Ai te sienta, Piccerio, giocati 1, 2, 3 e 4 quaderna secca per Napoli e metteci 50 lire a coppa. Io zitto, ma come non sapevo, ma che numeri sono questi? Sta risposto, stai zitto, fai come ti ho detto io, 1, 2, 3, 4, quaterna secca per Napoli e metteci 50 lire a coppa. Non per dire la verità, ho fatto come ha detto la buon'anima di vostro padre. 1, 2, 3 e 4? Sì. E sono numeri che si giocano questi. Ma intanto sono 5. Ma non è regola. Guarda. Sai giocare tu, guarda, sai giocare. Gioco contro regola. Ma proprio, contro regola. Contro regola. Già, 1, 2, 3 e 4. Ho fatto. Adesso sono ricco, me la fate sposare a Stella? Già, certo. Adesso sei ricco. Adesso è un'altra cosa, ma... Va bene, abbiamo capito, va. Il biglietto è mio, eh? Sì, la vincita aspetta a me, i numeri me li ha dati mio padre. Ma che mi sta pazziando? Ma che sei, non è per di non ti pago, hai capito? Non ti do che so, vabbè,
O biglietto staccato, sta nel mio portafoglio, ma ricorda quello. Nemmeno i carabinieri a cavallo mi levano un biglietto in da sacca, dove viene a pigliare sopra il tribunale. Gli ha fatto 18.000 cause! Ma che stai dicendo? Ma io ce l'ho in tribunale, gli faccio 18.000 cause! Avete ascoltato il primo atto di Non ti pago, di Edoardo De Filippo. Entrate, donna Carmè, entrate. No, Sagre, io non volesse favorire la donna Concetta, Stella. No, ma proprio sono andata dentro a parlare con Don Raffaello Prete. Don Raffaello Prete? Perché? Ehi, l'ha giudicato a chiamare stamattina a prim'ora. Mm. Donna Concetta mi ha detto, curra la parrocchia San Damiano. E dice a Don Raffaello Prete che venisse da me quando più presto è possibile. Donna Carmè, qua non si trova pace da sabato passato. Sono 6 giorni, che si sentono sullo strillo. Ho biglietto, i 4 milioni, sono soldi miei, non signore, sono miei. Uffa, per i propri che non mi fili più di. Basta, Don Ferdinando non c'è? No, lui è uscito. Ha detto che andava a chiamare l'avvocato. Cos'è pazzo? Ma cos'è pazzo perché, scusa? A me mi pare che Don Ferdinando una cosa la dice. Ma allora voi non sapete il fatto, scusate. Ma quale fatto? Il biglietto appartiene a quel povero Bertolino. Ah, che io so giocare. Poi Don Ferdinando se n'è venuto. I soldi sono i miei perché il numero te l'ha dato mio padre. Chi lo padre è morto, pensavi stai io? Uè, nenne, bada come parla, sa? Certi discorsi non sono per te. Si capisce che pensava isso. No, vedete, allora un padre morto, se non penso figli, a chi deve pensare? Già. Basta, io devo parlare con Don Ferdinando di una cosa molto importante. Ma sa che faccio? Ma me ne vado e torno un poco. E se non lo trovi, io ritorno un'altra volta. E chi lo può poter ritardare? Io torno a Carmè che sta nascendo qua fuori. Nene, non buttare, non buttare. Fa. Caro, donna Concetta, ci vuole pazienza. Proprio, proprio. Accomodatevi, padre, grazie, accomodatevi. Grazie. Io conosco il carattere di Don Ferdinando. Sarebbe capace di farsi uccidere prima di riconoscere un suo errore. Prodigo, cuore d'oro, tutto amore per la famiglia, ma permettetemi l'apprezzamento, capo tost, testardo. Sì. Vabbè. Con calma, poco per volta, bisogna fargli intendere che la sua tesi è completamente errata. Gli parlerò io, non vi preoccupate, vedrete che Don Ferdinando cambierà idea. Bravo, padre, io perciò v'ho incomodato. Quello di voi c'ha molta suggestione. Speriamo. Sono sicuro che lo sta a sentire. Speriamo. Padre, volete bere? Brava, cara, grazie. E c'è messo tanto tempo. Ha già fatto scorrere la fontana, signore, è fredda. Infatti è fresca. È sempre compita la nostra donna Concetta. Io tengo per voi sta bottiglia d'anice perché so che vi piace. Vabbè, ma io poi non voglio abusare, di tanto in tanto, così, quando vengo qua, ecco. Vattene fuori tu, va? Permettete, padre. Prego. Stella, figliola cara, non stare così, tu sei tanto intelligente. Sì, io conosco meglio lui a papà. Chi l'ha detto che non ci ho biglietto a Mario e non ci ho da. Gli parlerò io, ti ho detto, non ti preoccupare, vedrai che Don Ferdinando restituirà il biglietto al suo legittimo proprietario. Oh, soltanto voi dovete fare una cosa, non dovete urtarlo e soprattutto non parlatene proprio più. Vedrete che sarà lui stesso a mettere il discorso in mezzo e si convincerà. A lungo andare. Buongiorno. Sì. Oh, buongiorno, Don Ferdinando, buongiorno, caro. Bravo. L'ha mandato a chiamare mia moglie? No, io, no. Quando mai? No, per la verità mi sono trovato a passare così per caso. Ho detto, ma mo vado a fare un bicchiere d'acqua e anice sopra la donna Concetta. Già, così, spontaneamente. Si è visto nessuno? No, Don Raffaele stasera sono venuto in chiesa, che bella predica, mi facesse piangere. Sì, Pure Stella piangeva, piangevamo tutti quanti, e che folla. Beh, devo dire la verità, mi vogliono bene tutti quanti. Forse sarà perché io non dico parole difficili e non parlo latino, no? Al popolo bisogna parlare con parole semplici, comprensibili. Io conto di fattarirli, illustro la vita dei santi. Sì, ultimamente ebbe un grande successo con la vita di Sant'Ubaldo, protettore di Gubbio, sì, parlai dei festeggiamenti locali, dei famosi giganteschi ceri, della benedizione dalla montagna, veramente bello. Veramente. È venuto? Sì. Come dì? Bertolini? Sì, è venuto un momento, che peccato padre, che non mi ci sono trovato, che peccato. Veramente un peccato. Venerdì è interessante, venite venerdì sera, parlerò su Sant'Agostino. E che ha detto? Chi? Sant'Agostino, scusate Raffaele, come si chiama? Bertolini. Sì, dai, rimasto di salute. Padre, io poi mi devo venire a confessare, sto trascurando un bisogna po' per la verità. Grazie di Dio. Ho biglietto, non c'ho lungo. È inutile che cambiate discorso. Ah, vabbè. Il biglietto io non c'ho lungo. Sì. I soldi non lava.
E quello sa che ha detto? Ha detto che lui non ti denunzi perché sei il padre di Stella, ma che se bonariamente tu gli restituisci o biglietti, se ti regala 100.000 lire. Guardate, ma falle l'elemosina. Ma perché fossero i tuoi soldi? Sono dei miei, sì. Stella. Vi hanno raccontato il fatto? Sì, mi hanno accennato qualche cosa. Sono soldi miei. I numeri glieli ha dati mio padre. Mo biglietto l'ha giocato Mario che i soldi suoi. Tu state zitti, sennò ti piglia schiaffonata voi. Come? Pigliava schiaffo, ogni tanto piglia schiaffo. Sei calda, i soldi suoi. L'ha portato nel paese. Guardatelo. Sono stato dall'avvocato. Non c'era. L'ha lasciato un biglietto con l'indirizzo. Prima che mi fa causissa, a me ce la faccia io. Sì, ma una bella cosa. Permettete, padre, io me ne vado a casa. Andate, andate, andate. Vieni qua, Stella, te piange sempre che la creatura. Scusate, padre, permettete. Vieni qua, mamma, non ti piglia a collare. Che il papà, quando vede quel biglietto, non sa che se ne fa. Lo piglia e ce lo dà. Stai fresca. Ce lo dà. Stai lustra. Ah, benedetto signore. Don Ferdinando, siete stato dall'avvocato? Sì, sì. E lo state aspettando qua? Lo sto aspettando. Ma se è illecito, che direte all'avvocato? Che mi vogliono ingannare, che stanno facendo tutto il possibile per commettermi una truffa. Chi? Ma come chi? Mario Bertolini e compagni. Compagni? E chi sarebbero i compagni? Mia moglie e mia figlia. Oh, Don Ferdinando, scusatemi, ma da quanto mi hanno raccontato, non mi pare che possiate parlare di truffa o inganno. Questo non lo possiamo assodare né io né voi, ci vuole la persona di legge. Ma mettete a fare una causa, non sapete come riesce, cominciate a scorciare. Fino all'ultimo soldo l'ho dichiarato, poi mi voglio vendere gli occhi, le scarpe, ma voglio vedere. Tanto, Don Ferdinando. L'avvocato Lorenzo Strumillo. Ah, avete visto? Fatele entrare, fatele entrare. Sì. Fate come volete, Don Ferdinando, pensateci però. Ci ho pensato, no, aspettate, perché ve ne volete andare, state presenti, anzi mi fate piacere, questo è... Sì. Sì, sì, è un avvocato principe. Entrate, avvocato, sì. Entrate. Prego, 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 prego. Buongiorno, buongiorno. Signor Ferdinando Quagliolo. Sono io a servirvi. A favorirmi, Lorenzo Strumillo. Il nostro comune amico mi ha parlato di voi, ed eccomi qua. Sì. Dunque, di che si tratta? Ecco qua. Voi siete venuti pure a casa mia. Oh, due volte sono venuti. Ma io non ci sto mai a casa, mai ci sto a casa. Lo credo. Permettete, vi presento l'avvocato Lorenzo Strumillo, qua, che è venuto per la causa. Molto piacere. Don Raffaele Console, parroco della parrocchia di San Damiano. Bene, molto piacere. Prego, il piacere è mio. State comodo, padre. La parrocchia di San Cosimo e Damiano. Sì, sì. Conosco, come. Bella parrocchia. Figuratevi che in quella parrocchia sposò la buon'anima di mia nonna. Ah, sì? Come no. E noi in famiglia abbiamo avuto due preti e un canonico. Bravo. Sì, e anche io ho studiato in seminario. Papà voleva per forza che io facessi il prete. E così l'avessi fatto. I libri di stanno pure. Come no, ma io all'epoca ero già fidanzato con la mia attuale moglie, dalla quale poi mi sono diviso legalmente, sì, che va fa. Ogni tanto mi porto a briare la piccerina, io ho tanto da fare. Ma la vita è un turbine, grande, un turbine la vita, e mi faccio l'avvocato, del resto c'è affinità tra di noi, io assisto ai vivi e voi i morti. No. O prete l'avvocato. No, scusate, non è esatto quello che dite, no. La nostra prima missione è quella di assistere i vivi, esatto. E di confortare i moribondi quando l'avvocato se la squaglia. Già. Dunque, Ferdinando, io sono tutto per voi. Accomodatevi. Sediamo. Eccoci qua. Dunque, avvocato, si tratta di una truffa. Una bella truffa che mi vogliono commettere. Io ho vinto una quaterna di 4 milioni. Auguri! Grazie. Auguri. Con quattro numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini. Il biglietto vincente ce l'ho io. Ma il padre di fatemi finire. Scusa, se no io mi imbroglio, l'avvocato non capisce. Parliamo uno alla volta. Ecco, meglio uno alla volta. Scusate. Adesso questo Mario Bertolini dice che il biglietto è suo. Capì? Che la vincita aspetta a lui, a me mi vorrebbe dare 100.000 lire. E voi non mollate. Non mollate. Don Ferdinando. Sto Mario Bertolini deve essere un pazzo sicuramente. È malato. Il biglietto lo avete voi? Io, sì. E allora ritiratevi la vincita e chi si è visto si è visto. Già, ma questo Mario Bertolini, quelle carogne. Dunque, c'ha i testimoni. Testimoni? Sì, falsi. Falsi? Sta d'accordo con mia moglie e mia figlia, voi capite? La il sangue mio, figlia. Il tradimento in casa, questa è una tragedia greca. Che epoca. Ma che volete sapere? Dici che il biglietto lo ha giocato lui con i soldi suoi. E invece lo avete giocato voi? No, l'ha giocato lui. E allora? Guardate, ma i numeri glieli ha dati mio padre.
in presenza di Don Ciccio il tabaccaio. Ah, ho capito, lo ha giocato lui, ma con i soldi vostri? No, con i soldi suoi. Con i soldi suoi? Lui praticamente è andato e si è permesso di giocare. Ferdinando, guardate, io ad occhio e croce, vero, non posso darvi un parere preciso come vorrei, vero? Mi piacerebbe però studiare la questione proprio nei minimi particolari. Dunque l'ha giocato lui con i soldi suoi. Il biglietto non è stato neanche giocato in società, no. È vero, perché pare che tra voi e questo Mario Bertolini non esistesse nessuna intesa a priori. Niente, ecco. Io l'ho saputo dopo. Dopo. Però, lui vorrebbe riconoscervi un premio di 100.000 lire. Bravo. Ecco, è cosa da zappo un coppia di piedi, come diciamo noi. Beh, scusa, a titolo di che mi vuoi dare queste 100.000 lire? Dunque, poi, siccome voi mi dite che il biglietto, i numeri, anzi, gli sono stati dati da vostro padre, in presenza di un testimone, io penso che qualche cosa possiamo ricavarne senz'altro. Ad ogni modo voi seguite la vostra strada, ritiratevi il premio. E se questo Mario Bertolini volesse agire legalmente, ecco, noi chiameremo in causa Don Ciccio il tabaccare e lo facciamo correre a Bertolini. No, non viene. No, viene. No, non può venire. Ferdinando, mi hanno appigliato i carabinieri. E come fanno i carabinieri? Oh. È morto. È morto. Don Ciccio il tabaccaio. Don Ciccio il tabaccaio. È morto Don Ciccio il tabaccaio. Sì, sì. Che peccato. Un testimone è importante, va a morire. Beh. E vabbè, e allora vostro padre stesso dovrebbe dire ai giudici. No, papà pure è morto. Pure papà? Sì. Mi dispiace, condoglianze. E da quanto tempo? Mio padre? Dunque, papà, sembra ieri, come passa. Dunque, mio padre sono 2 anni che è morto, da 2 anni. Don Ciccio il tabaccaio da 18. Ehi, 2 anni e 18 anni? Sì. E, scusatemi, non perdina, il biglietto vincente quando è stato giocato? Mo, sabato scorso. Sabato scorso? Sì. E allora com'è possibile che vostro padre, morto da 2 anni, abbia dato i numeri a Bertolini adesso? Mamma mia, papà, ma voi siete napoletano? Come no? E allora lo dovreste sapere, i numeri chi li danno? I morti, come li possono dare? In sogno. Ma allora è un sogno. Non ho capito questo. Scusate un momento. Caro avvocato, questo Mario Bertolini ha sognato del padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato questi 4 numeri. In presenza di Don Ciccio il tabaccaio, anch'egli a suo tempo defunto. Ma allora il sogno è di Mario Bertolini. Oh, Ora voi ti devo ingannare, per favore, un momento. Fatemi parlare, se non finisco di raccontare tutto all'avvocato, lui come si può rendere conto? Non è suo il sogno. Non è suo, no. Perché questo Mario Bertolini, dite, abita la casa dove io abitavo con mio padre e che io lasciai dopo la sua morte per venire ad abitare qua, perché quella casa mi faceva impressione, capito? Ora mio padre, povero vecchio, credeva di trovare me in quella camera. Non si è accorto invece che a letto non c'ero io, ma c'era questo Mario Bertolini. Infatti non ha detto Mario gioca questi numeri, perché mio padre Bertolino lo conosceva benissimo, avrebbe detto Mario, è giusto. No, l'ha chiamata Picceri, perché mio padre a me così mi chiamava, Picceri, in quella stessa camera, in quella stessa casa. E poi, io posso provare con 1000 testimoni che mio padre aveva grande antipatia per questo Mario Bertolini e che mai e poi mai gli avrebbe dato una quaderna sicura di 4 milioni. Non c'è Dio. Sentite, Don Ferdinando, a me la cosa mi sembra sballata assai. Scusatemi, io che cosa vado a raccontare ai giudici in tribunale? Don Ferdinando, scusate, vostro padre, buonanima, è apparso in sogno a Bertolini e gli ha dato questi numeri. Ora, rispettate la volontà del defunto, che in fondo ha voluto venire incontro anche a vostra figlia. Come sai? Già, perché pare che i due giovani si amino. Ma cosa? Che c'è? Al momento che si amino? Non, scusate, non si amino, io non voglio, che significa? Hai sentito dire? Ma ho influito sull'avvocato, che fece impressione, per favore, scusate. Oh. Ma come, rispettate la volontà del morto? Naturalmente. E guardate, io perché ho chiamato l'avvocato, principe del foro, questo avvocato, voi lo volete? L'ho visto. E poi per far rispettare la volontà del morto. Ma in che modo? Ma è proprio quello che dite voi. Scusa. Oh mamma mia, guardate. No, non capisco. Vabbè, fatemi. Insomma, la buonanima, va bene? L'avete detto voi, non l'ho detto io questo. Sì. Avete detto, la buonanima è apparsa in sogno a Bertolini e gli ha dato i numeri sicuri che sono venuti. Voi. Numeri difficili, 1, 2, 3 e 4, dove si è visto mai una quaderna di questo genere? Sì, ricordo. Precise, deliberate per arricchire una persona. Dal momento che ci troviamo a parlare di anime, voi mi potete dare una spiegazione perché siete della partita. Come della partita? Questa trattata.
Che faccio cantarire? Non fa dire, io sono un sacerdote. Ma che avete sempre a che fare? Pregate, anima santa, cose, cioè. Io le invoco indegnamente. E le invocate, avvocate. Sì, posso darvi qualche delucidazione. Va bene, voi invocate, ma rispondete a quello che vi dico io. Vi rispondo. Mi potete dare una spiegazione? Sentiamo. No. Voi sapete, se io faccio mai mancare le candele e la lampada davanti all'immagine di mio padre al cimitero. Voi sapete che io ogni venerdì vado al cimitero e ci vogliono 500 lire di tacco sia all'andata e 500 al ritorno. Dunque, metteteci 200-300 lire di fiori, in media 200 lire sono 1200. Quattro messe al mese. Sì, sì. Le faccio dire proprio a voi, se dico bugie mi potete smentire. Per verità. A 100 lire l'uno sono 400 lire. Ogni venerdì io non me ne dimentico mai. E fate bene, benissimo. Io ho sempre apprezzato e lodato il vostro atteggiamento nei riguardi della buon'anima di vostro padre. Ogni venerdì sono 1200 lire, sono precisamente 4800 lire al mese, più 400 di messe sono 5200 che io spendo proprio per questa funzione, me le tolgo di bocca come se non esistessero. Io faccio proprio finta di non guadagnarlo. No. È ammirevole. Beh, ed è ammirevole. Hai detto lì, sai che è ammirevole. È stata l'anima santa di mio padre che è apparsa in sogno a Bertolini. E pare. Oh, no, pa, è stata voi, così hai dritto, è stata. Dunque. Questo mondo dell'aldilà esiste sì o no? Ma certamente che esiste. E non dovete offenderlo con i vostri dubbi. E allora? Allora che? Come? Io spendo 5200 lire al mese per messo, fiore, lumine, candele, trasporto per mio padre defunto. Beh? È il defunto. Padre legittimo mio, piglia una quaderna sicura, i 4 milioni a portano estranei. Allora, ma non è possibile, no? Che cosa la dici? Non ingrana, non è. Se voi mi dovete convincere, ma con altri argomenti, perché sennò io non capisco, ma. Mi dovete dire che c'è stato un disguido. Chi lo sa, forse mio padre nell'oscuro non ha visto bene, non ha riconosciuto, si è imbrogliato, si è imbriacato. Quello era rimbambito quando era vivo, figuriamoci, mo che è morto. Oh, e se è sbagliato e manguaiato e mi ha fatto passare chi su 17. Perché se è stato come dite voi, vedete, proprio deliberatamente ha voluto dare la quaderna a Bertolini. Ah, Raffè, è stata una cattiveria che io da mio padre non me l'aspettavo. E si deve assodare, la tranquillità, ma questo si deve assodare. Se c'è stato o no malafede da parte del defunto. È una parola. Io ho capito. Allora, rispondete adesso. Che mi devo rispondere? Non vi imbrogliate però, che io tengo a pelle. Ma che mi devo imbrogliare? Don Ferdinando, scusatemi, ma come parlate? Io non vi capisco, voi mi sembrate un pazzo. Ma io pazzo divento se voi non mi date una spiegazione. Ma che... Le messe, brava, le messe, mio caro Don Ferdinando, le messe, che io ecco, le messe si fanno dire in suffragio dell'anima di un caro estinto, ma non è assolutamente consentito farne una speculazione. Anzi, io vi dichiaro in presenza di testimoni che se è con questa intenzione che voi osate ordinarmele, io non le dico più. Francamente, scusatemi, ma se per ogni messa che in fondo costa 100 lire si volesse accampare il diritto di vincere una quaderna di 4 milioni, non ci sarebbe più proporzione e lo Stato andrebbe al fallimento. Certo. Ma cosa c'entra l'anima? Ma Bertolini ha sognato, è vero, i quattro numeri sono il frutto della sua fantasia. Guarda che c'è? E l'anima e la fantasia non è la stessa cosa, questo che cos'è? Cos'è questo? E allora la fantasia che cos'è? Spiegatemi la fantasia che cos'è? Don Ferdinando, io ho detto l'anima per avvicinarvi, scusatemi, è vero, alla vostra comprensione, alla vostra mentalità, perché disgraziatamente la maggioranza pensa proprio quello che voi avete pensato. Ma per carità, ma non bisogna assolutamente confondere il prodigio con l'interesse egoistico della nostra vita terrena di tutti i giorni. Ma cosa c'entra l'anima? È sempre la fantasia che lavora. Io mi sto domandando che cos'è la fantasia. Spiegatemi la fantasia, non è tutta la stessa cosa. Ma che cosa? Che cosa? La fantasia, Che è la fantasia? La fantasia potrebbe essere un residuo di immagini che continuano a vivere sovrapponendosi frammentariamente fra loro nel nostro subcosciente durante il sonno. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Ma non ne siete sicuro. E allora? No, perché? Questo mondo dell'aldilà che abbiamo detto prima, le candele, le messe. Le messe? Poi come ce l'ho fatto dire pure cantare. Ma cosa c'entra questo? La musica e voce bianca. No. Non perdiamo, voi che volete da me? Ma come non voglio? Che volete da me? Ma che la festa? Io sono un servo del mistero.
che potete definire con una sola parola: mistero. Mistero. Sentite, io non posso portare in tribunale l'anima di vostro padre, il mistero e la fantasia. In tribunale occorrono prove, testimoni, carta bollata. Voi avrete tutte le ragioni possibili ed immaginabili, ma i giudici non si possono mettere a correre dietro al mistero dell'anima. Sentite a me, don Ferdinand, pigliate un biglietto e restituitelo al legittimo proprietario. Che è la migliore delle cose. E contentatevi delle 100.000 lire che vorrà Mario Bertolini, che l'avete trovato in terra. Bravo. E con queste vi saluto. Ma dove andate? Piano, don Ferdinand, o vestite se rompe. E voi ci lasciate così, parliamo. Ma noi che parliamo a fare? Non sono tutelato. Ma che sarebbe tutelato? Vi ho detto, in tribunale occorrono testimoni. Viene lui, viene il sacerdote. E che viene a dire? Ho capito che mio padre mi chiamava Piccerì. Facciamo la causa della Piccerì. Avvocato, ma io sono un cittadino che paga le tasse. Ma tutti quanti paghiamo. E devo essere tutelato, io chiamo un dottore dell'ordine, voi siete un dottore. Io dottore, sono dell'ordine, sono un avvocato. È una causa sballata, non posso difendervi. E poi vi ho detto, in tribunale occorrono prove testimoniali, carta bollata, montagne di carta bollata. C'è la carta bollata. Compro la carta bollata. Gesù, ma che parla, Francesco? Ma che ho detto che non voglio comprare la carta bollata? Don Ferdinand, ma che facciamo? Portiamo la carta bollata in bianco? E come si può? Come si può? Si scrive, si scrive. Scriviamo, si scrive. E chi scrive? Voi che siete l'avvocato. Io non so scrivere. E fai l'avvocato. Ma sono scordato a scrivere. Non so scrivere. Ma metto a scrivere le cose sballate che mi dice lui. Ma mi sa... Ma questo non è un avvocato che si va tre sordi. Non sa scrivere, come un avvocato che non sa scrivere. Sentite a me, don Ferdinando. L'avete sentito, ha detto non so scrivere. Vabbè, l'ha detto per modo di dire. Dopo partito a mia San Bruglio, lasciate perdere. Tanto è denaro che rimarrà in famiglia. Io me ne vado, e spero che le mie parole trovino la giusta eco nel fondo del vostro animo. Sì, io l'ho capito. Per me esiste l'anima e per Bertolini la fantasia. No, non dite sciocchezze, soprattutto non facite pigliacodra che la povera donna Concetta. Non vi ostinate. Errare umano, dimenticare è divino. Io vado, spero che oggi passate per la parrocchia e mi portate una buona notizia. Sì, buona giornata, non fate. State va bene, oh, Raffè. Mamma mia, tutti d'accordo, tutti quanti d'accordo. Ma io non mollo nemmeno se m'ammazzo. Ferdinando. Che vuoi? Lì, che? Voglio dire una cosa. Sto parlando solo e tu intervieni, interrompi, che vuoi? Parla. Fuori c'è stata una Carmela stiratrice. È venuto pure prima, ma voi non ci stavate. Lo può parlare. No, io parlo che stiratrice, ma mo parlo che stiratrice. Ma che vuoi a me? Avanti, che vuoi a me? Falla entrare, avanti. Sì. Entrate dalla Carmela, entrate. Ah sì, donna Carmela, avanti, di cosa si tratta? Buongiorno, don Ferdinando. Che c'è? Vattene pure tu. Che fai? Che si mette in danno lì? Voi mi mettete? Quando mi aspetta? No, donna... Scusa, donna Carmela, se è una cosa lunga se ne parla da voi, voi vi sedete? Io sono nervoso. Ma che? Voi passiate, vi la già dicere mo. E chi potrebbe dormire la notte? Quelle sono cose di coscienza. E poi? Quello vostro padre non mi ha raccomandato altro. Domani mattina portali basciata a Ferdinando, mio figlio, senza meno, responsabilità tua. Me l'ho sognato, don Ferdinando. Me l'ho sognato. A papà. Ma così naturale che tutti i resti della nottata io non ho potuto più dormire, tante delle impressioni. Ma quanto era bello. Con quella bella camicia rossa, come quando si metteva a leggere il giornale fuori il bangalotto, vuoi ricordare? Come non mi ricordo. La prima cosa mi ha detto, Carme, sto stanco, fammi assettare un po'. Ma vi pare, ne don Savè, fate come se fosse casa vostra e sei seduta a Piero Letto. Poi dice, Carme, io ti conosco da tanti anni, so che sei una donna fidata e tu sola mi puoi fare un grande piacere. E sudavo. Dite, don Savè, tu devi andare da Ferdinando, mio figlio, e gli devi dire che la quaterna secca aspetta is, perché quando io entrai in quella camera non mi potevo mai immaginare che ci trovava Mario Bertolini. Co biglietto o tenis, non si facesse fasceme, non si facesse convincere di chiacchiere, perché io numeri non ne posso dare più. Perché ne don sapeva? Perché siccome ho sbagliato, sto in punizione. E servizi di questo genere non me ne fanno faccio. Non lo comandano più oramai. Si è fatto schifare pure là sopra, si è fatto schifare. Pomaritta, ne Carmè, ma tu ti sta scordato? Voi pazziate, ne don Savè, domani mattina il primo pensiero vado da vostro figlio.
ve l'ho accompagnato fino a fuori la porta. Ah, mi ha domandato pure mio marito come stavo, sapete? L'ho fatto luce in mezzo alle scale e quando ho sentito chiudere il portone mi sono svegliata. Mamma mia, Don Ferdinando, io mi sento ancora questa mano tutta bagnata di quando mi ha salutato. Ma quello non è stato un sogno, quello è stata una visione. Io ci ho parlato come stiamo parlando e vi muovrite così. Non mi facete far scemo, Don Ferdinando. Questo, secondo Don Raffaele, il prete sarebbe fantasia questa qua. Ah, fantasia. Ditemi una cosa, donna Carmela, voi siete pronti a ripetere in tribunale quello che mi avete detto qua adesso? Ecco, mi mette paura di qualcuno. No, adesso mi fa che quando è il momento di suggestionato qualcuno mi minaccia. No, non dubitate. Io mi impegno. Impegnatevi, io vengo a dire la verità. Io non me l'incarico. Io vi ringrazio di quello che mi avete detto e vi sono riconoscente. Statevi tranquilli. Il biglietto ce l'ho io. In possesso mio. Ma nemmeno uno squadrone di cavalleria mi toglie il biglietto dalla tasca. Anzi, mi fate un piacere, ce lo dite pure a mio padre, casomai lo vedete stanotte, sì, se signore, viene. Signore, sì, signore, stanotte se lo vedi ce di nuovo, vedo. Grazie tanto. State a bordo. Don Ferdinando, io sto qua. Ah. Che volevo, donna Carmela? So affari che non ti riguardano. Basta, Don Ferdinando, io stanotte mi sono sognato a vostro padre. Pure tu? Perché pure voi avete sognato. No, so affari che non ti riguardano, che vuoi? Io veramente però non ho potuto raffigurare bene se era vostro padre o no. No, e chi era? Era uno che stava in manica di camicia. Una camicia rosa? No, una specie di lenzuolo, come se fosse un camice lungo, ma non ne risse. Non era mio padre, no. E chi era? Aspettate, poi mi ha mostrato un biglietto grande, un bungalow. Allora è mio padre? No, non era lui. E chi era? Parlava da quaderne, che saggio. Era o non era? Ma cacciata la lingua, poi a un certo punto si è seduto a terra e sudava. Assava. Era mio padre, si era cambiata la camicia. Se stanotte teneva la camicia, allora poi ha sudato, si era cagnata, vabbè, ma non hai capito quello che ti ha. Sei rimbambito. Vabbè, ma a me la testimonianza di donna Carmela mi basta e so vecchia. Ma in ogni modo io mi sono informato bene, no? Ma non c'è niente da fare. Il biglietto con la corrispettiva vincita spetta a Mario Bertolini. No, vedi, sei un altro traditore. Chi te l'ha detto, si imbasciato? Ma con chiunque ho parlato, tutti la stessa cosa. La signorina De Bias, un scartellato, Don Giovanni il barbiere, anzi, uno che si stava facendo la barba, inteso il fatto, ha detto, un momento, qua se non consegni il biglietto passa un brutto quarto d'ora. Oh, ed sì, era una persona seria. Ma insomma, buon guai a una famiglia. Ma senta a concetto, ma dammela a me sto biglietto. Ciò porti a Bertolina, così non fai nemmeno una brutta figura. Capito che il Ferdinando ha scherzato. Ha scherzato. Ma è finito scherzo e basta. Se non faccio una brutta figura. Invece brutto. Tu vai, aggiusti la faccenda e mi fai fa bella figura tu. A me. E dice pure io. E come c'è? Tu fai buona figura. Non mi manda in galera, non mi manda, era attaccato a corto, va. Dimmelo poco tu, dove dici? Bertolini dove sta? Abbasso il bungalow. Tutte le mattine scende a orario preciso per il suo dovere, come se niente fosse successo. Se capisci, è naturale. Quello sta sicuro, dice, non appena Don Ferdinando si ritira il premio, io mando in galera. Questo con la sua legge, ma c'è la mia legge, c'è la mia. C'è la legge mia. Voi? Che? Dite a Bertolini che venisse immediatamente qua. O volete mo? Beh, qua, ne rimane. No, dico mo. Ho detto immediatamente, è meglio mo, è immediatamente, subito, significa mo, sta staccato già con Bertolini. Ricordate il concetto, chi ha da fascema a Ferdinando Guagliolo non è nato ancora. Sì. Non è nato ancora. Te. Sì. Qua sono portafoglio con biglietti, te, piglia di. Io no, Bertolini sono figli. Te. Sta qua, nel portafoglio. Bertolini se lo piglia. E addosta? Che cosa? Un biglietto. Come addosta? Un biglietto. Che è? Madonna. Un biglietto, lo so. Ferdinando. Io non trovo un biglietto, tu capisci? Gesù. Non trovo un biglietto. Ferdinando, un biglietto, hai perso un biglietto. Ah, dove avete messo il biglietto? Hai che ne sa, ce lo tenevi tu. Lo tenevi, e poi l'avete fatto sparire, stanotte avete fatto piezza la voce. No. Caccio il biglietto. Oh, mamma mia. Non c'è caccio il biglietto perché io non guardo in faccia a moglie, a figli. Ma non gli do taccino. Io ti scanno. Io ti mando in sogno a Bertolini, ricordati. Ma io non tengo biglietto, mamma mia, vuoi ammagare tutto quanti. Non lo dire, non biglietto. Tutto quanto, guarda in da che lata giacca, fa quale piacere. Quale giacca? Che la giacca che teneva ieri. Questa qua, no, non c'è niente, ho guardato, in tutte le tasche. La sacca, che l'era la penna, che l'era portafoglio, non c'è l'altra tasca, niente l'altra. Non l'ho guardata nell'altra tasca. Che l'era le sigarette. Non fumo. Che l'era gentisina, che l'era quella delle madonnine. Sono finite le tasche, quante tasche? Quelle dei madonnini, che cosa? Sono finite le tasche.
Calma, Ferdinando, si andà a me. Guarda, tu mo stai troppo alterato, stai nervoso. No. Sì, più tardi, una poco di calma. Più tardi. Cercamolo a trovare. No. Si può dire, no. Più tardi. Rogen, si deve trovare adesso. Con sì, adesso. Come andate, signor? Chi è? Che buon visto? Margherita Cameriere. E che già fa? Chi ti ha chiamato? Poi a me, io ho sentito... Chi ti ha chiamato? Che brutta maniera, venite, ma insomma, si può sapere che è successo. Che è successo? Ho biglietto, io ho perso un biglietto. Ho biglietto e mai? Ah, ben fatto, mi fa piacere. Ho perso un biglietto, signore. Ha già perso un biglietto. Ma voglio vedere come combinate. Chi ci crede che avete perduto un biglietto? Chi ci crede? È che l'ho perduto. Guardate, me l'avete rubato. Sì, io tengo i ladri in casa, sono circondato da ladri. Ovvero? Sì, ma... Bisogna figliolo onesto, sapete, signore? Mi mando in galera, figliolo onesto, ma paprimo, sì, sì. Se in galera ci andate voi. Voi. Ecco, no, voi andate in galera. Andate voi. Voi. Perché Mario vi denuncia a favore. No, che cosa? Non accetto la denuncia. Non posso accettare. No, se andate in galera voi perché voi non conoscete le leggi dei codici. Io sono il derubato. Quando io ho denunciato, non appena io ho denunciato, silenzio. Che cos'è questo sopravvento? Ah? Andiamo dentro, nell'altra camera, perché questa è la camera di passaggio e via gente. Dobbiamo andare nell'altra camera. E perché? Perché vi devo spogliare e vi devo perquisire. Ah, guardate, signor, si capisce? Vi devo vedere. Andiamo nell'altra camera. Non c'è nessuno. Entrate. Don Mario, io non vorrei farmi vedere subito da Don Ferdinando e capirete, è stato lui il primo ad interpellarmi. Sembra brutto, vi pare? Ma che c'è di strano, scusate? Voi l'avvocato fate. Io invece di dire che siete venuto voi da me, dirò che sono stato io che vi ho pregato di assistere. Benissimo, ecco, almeno salviamo la faccia, vi pare? Vabbè. Ad ogni modo, voi adesso non lo istigate, vero? Fatelo parlare così, finché vengo io con i testimoni e allora se ne parla. Sì, va bene, così farò. Sta uscendo, io sto chiamo io, vi chiamo io. Adesso voglio tutto, le scatole. Voglio le scarpe perché devo visitare da tutte le parti. Che sta, Don Ferdinando? Io le mergio la terra. Che è successo? Io non ci faccio carriette con lo raga. Ma che sta? Sì, che è stato? Mi hanno rubato il biglietto. Voi che state dicendo? Oh, mamma mia, come si fa quello Bertolino sta fuori? Sta fuori? Bravo, hai capito? Mamma mia. Tu capisci, quella carogna, quello mi denunzi, mi manda in galera. Come no? Nessuno ci crede, perché dice non si poteva ritirare il premio. Ha distrutto il biglietto, l'ha fatto apposta. Come si fa? Quello mi denunzia, adesso mi devo difendere. Ma non è colpa mia, mi devo difendere. E come fa? Come faccio? Ecco qua, oi. No, Don Ferdinando, no. Guarda, sta rivoltella a me, se no. Ecco, voglio fare una tua. Che faccio qua? Io lo minaccio solamente. Ma che dovete minacciare? Voi state troppo nervoso. Lo devo costringere a fare quello che dico io. Ma no, voi nervoso che state, pure di sparare, passate qua. Che facciamo? Lo guardate alla cosa. Lo guardate alla propria amica. Io appena ve la rivoltella, diventa una carogna. Sentite un consiglio mio, andate a conservare. Cioè, che sta nervoso, può darsi con spare veramente, ma se non vuoi. Usato, io. Cioè, mo la scarica. Ecco, forse è meglio. Scarica. Ovri. Così, ovri. Mettati lì in casa. Ma sì, noi. Faccio passare. Sì, fallo passare. Non ce la fate vedere proprio la rivolta. Non c'è ben sì. Ecco qua. Io sto qua. Che mi dovete dire? Come vedete sto scrivendo, non posso parlare con voi. No, dovete aspettare i comodi miei. Sono poche parole, le devo scrivere. E aspettiamo. Sì. E sono cose che vi riguardano pure. Aspettate. Aspettiamo. Ecco qua. Dunque, Bertolì, qua è nato un fatto nuovo. Io sono stato vittima di un furto, mi hanno rubato il biglietto. Ma avete fatto rubare il biglietto? Io. Mi hanno rubato. Ma per dire, voi me lo dite con questa calma. Per dire, ma vi sentite bene? Sì. Che sono 4 milioni? Ma vedete bene, l'avessimo messo a qualche posto e non vi ricordate? No, è smarrito proprio. Ma che smarrito? Venite pure. Non ce l'ho il biglietto. Che sono 4 milioni. Madonna, che disgrazia, 4 milioni. Ma voi perché vi affliggete? Hanno rubato a me, non a voi. Già, ma sono i soldi miei però. E tu? Sì, è mio. E soldi tu? È mio. Sentite, ma facciamo in questo modo. Siccome non posso andare in galera per una carogna come voi, che siete una carogna.
Perché io vi conosco, voi scendete da qua e andate a denunziare subito la cosa. Adesso questa dichiarazione che io ho preparato, la copiate di calligrafia vostra e la firmate. No, 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 mi dispiace, ma io senza il mio avvocato non firmo niente. Tu l'avvocato. Tenga l'avvocato. Ma va a te, Bertolini con l'avvocato. Con l'avvocato. E come ha fatto Maria a me? Dove scrivo, ma? No, no, non scrivo, non firmo niente. Scrivo. Io non firmo. Tu scrivi. Io non firmo. Ma no, non scrivi. Andiamo piano, parliamo con calma. Parliamo con calma. Dunque, caro Ferdinando, voi dite che il biglietto l'avete perduto, che se ve l'hanno rubato? Non lo so. Io non ci credo, come non ci crederà nessuno del quartiere. Perciò, come vedete, tengo il coltello dalla parte del manico. Facciamo una cosa molto semplice. Fatemi sposare vostra figlia Stella. Tirate fuori il biglietto da dove l'avete nascosto, così i soldi restano in famiglia. Io il biglietto non ce l'ho. No. No, ma pure se io tenessi. Se tu me ne mettessi a disposizione 10 quaderne... Io ti direi sempre no, a mia figlia non dà sposa. Tu puoi vincere i terni e le quaderne, ma le figlie degli altri non te le puoi sposare. Ci vuole il consenso. Beh, un fratello, mamma facita, potessere bene. E che fai? E che già fa? Che posso che fare? Scrivi. Sentiamo questa dichiarazione. Sono due parole, scrivi. Sentiamo, voglio sentire prima. Illustrissimo Don Ferdinando Quagliuolo. Ma che sì, tuo ministro delle finanze. Ah, amico, vicino a te sono illustrissimo. Ah, bene. Sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Tengo a dichiarare che tutto quello che si è detto intorno alla vincita dei 4 milioni è falso. Il biglietto vincente spetta a voi perché voi solo ne siete il padrone e il dominatore assoluto. Tengo poi a dichiararvi che per quanto riguarda le marchette e la liquidazione potete ritenervi sciolto da questi impegni perché me l'avete dato pro manibus. È fatta, ci metto la firma e te ne vai, va. Non perdiamo, ma facite ridere. Facci ridere, ma tu facci chiare. Voi avete la febbre. No, no. Sentite a me, non vi imbrogliate più assai, non vi imbrogliate maggiormente. Dunque, ascoltatemi bene, la situazione è questa, è la seguente. Voi dite che il biglietto l'avete perduto? Non lo so, ma l'hanno rubato, perduto. Ve l'hanno rubato? Peggio. L'avete nascosto? Ho un partito peggio ancora, perché io vi mando in galera. Vabbè, prima che tu mi mandi in galera, che io tiro tutti i sei colpi rivoltelli in panza, carogna. Quaglio, voi siete pazzo? Io ti sparo. Io aspetto che mi sparate, ma non firmo. Io tiro. È tirato. Se io tiro, tu muori. È che sto scemo. Si capisce che se tirate, muore. Posso tirare? È tirato. Aprite, qui è il mio petto, forza. Ma che, tu sei un incosciente, ma come qui è il mio per, ma che si Gioacchino Muratto? Oh, no, ciao, io mio, ma tu, io ti sparo in da capa. No, in da orecchia è meglio, in da orecchia. No, io ti sparo in do naso. In bocca allora, Io aspetto un altro poco, ma fammi piacere. Ci ha pensato, non farti là, non mi facete passare. Ah, non t'importa, non t'importa. Non t'importa, sparate, facci da un breve. No, io non ti sparo, io che si da... Benissimo! Bravo il signor Ferdinando! Il signor Mario Bertolini ha voluto la mia assistenza in questa sua controversia. Io l'avvocato faccio e devo servire i miei clienti. Qui si tratta di appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, ferita, guaribile, vediamo un poco. Sì. 15-20 giorni, la causa è ottima. Don Ferdinando, mi volete dare il biglietto? No, il biglietto non lo tengo. E chi ci crede? Chi ci crede? Ci credete voi? Ma che? Ma nessuno. Fategli sposare vostra figlia. A mia figlia sa la poscurda. Ah, vedremo, ecco qua. Ma fidanzate tu, la giscassata a capo. Vostro marito ha fatto la bravata, ha fiaccato il mio cliente. Oh, veramente? Fatemelo sicuro. Don Ferdinando. Io vi do di tempo fino a domani mattina alle 4:30 e per essere più preciso alle 16:30 vi aspetto a casa del signor Bertolini. L'indirizzo lo conoscete perché una volta era casa vostra. La firmerete voi una dichiarazione a lui che detterò io stesso. Portate vostra figlia e lui metterà una pietra su tutto quanto è successo. Altrimenti appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, ferimento, vi siete rovinato. Come vedete, se mi sparavate era meglio. Martina, carogna, ti sei una carogna. Ma brucia. Sei pure fortunata, perché prima che entrasse lui qua, io ho scaricato la rivoltella rovinare la mia famiglia, perché sennò io in quel momento ti sparavo veramente. Le cervella, polvere, ti piazzavo un polvere in faccia e ti sparava, ti faceva... Oh, mamma mia, ci stai venendo colpa, una colpa. Vattene in casa mia, vattene, tu sei l'attenta, io per causa tua io perdevo la libertà. Ti stavo perdendo la vita. E li ha perduto la vita, che ne fai la vita tua? Li ha perduto.
Non la perdere! Ma non... Tu vuoi il biglietto? Io te rongo il biglietto. Dato a me. Porca, io te rongo il biglietto. Ma, per immaginare una parola a papà, devo dire due paroline a papà. Oi, papà, cazzo il biglietto, oi. Questa è la fotografia sua, fatta naturale, questa se la fece sul letto di morte, ricordatelo, io guarda. Papà, io ce rongo il biglietto, ma se i soldi spettavano a me, papà non se ne deve vedere bene. Non li fa passare 4 milioni di guai. Ogni soldo una disgrazia, compreso le malattie insignificanti, le malattie mortali, rotture e perdite di arti superiori e inferiori. Peste e culera. Scaenze e fame, freddo e miseria in casa Bertolini fino alla settima generazione, sanguigna e cemento. Mamma mia. Te, vedi il tuo biglietto, te. No, date qua, date qua. Vieni, così, traditore, traditore. Avete ascoltato il secondo atto di Non ti pago, di Edoardo De Filippo. Trasmettiamo ora il terzo e conclusivo atto di Non ti pago, di Edoardo De Filippo. A port, maronna mia, che non si trovo pace stamattina. A zia Bertolini. Ah, signora Erminia. Facciamo un cielo fritto che amente. Ah, ma che sta l'inferno? Mi dai tanto a schiaffa. No, non la fa così, signori. Oh. E che vuoi che sta a me? Non la facite tra sì, Facitelo per dire, non mi si facite parlare. Non, signor. Voi mi dovete ascoltare. Adesso si tratta di umanità. Si tratta di considerare la nostra posizione veramente precaria. Ma signora mia cara, ditemi voi stesse che ci posso fare. Mettetevi nei miei panni. E voi mettetevi nei miei, signora. Dal giorno della maledizione non abbiamo trovato più pace. Mario, mio nipote, dopo 5 minuti che era stato maledetto, cadde per le scale e si ruppe un braccio. Adesso è un mese e lo tiene ancora ingessato. Io, poverina, passai la notte vicino al letto suo all'ospedale. Approfittando che non c'era nessuno in casa, entrarono i mariuoli e ci rubarono tutto. Certamente dovettero accendere qualche candela. Chissà che diavolo combinarono. Prese fuoco una tenda e addio roba nostra. Non si è potuto salvare nemmeno un tavolinetto. Adesso Dio lo sa che stiamo passando. Arrangiato sopra una cameretta mobiliata, creditori che vanno e vengono. Uno scorno, perché noi siamo stati sempre puntuali con le nostre obbligazioni. L'avvocato vuole essere pagato e mio nipote non può ritirare i 4 milioni della vincita perché non appena ci prova passa un guaio. L'altro giorno, spinto da me e dall'avvocato, dato il bisogno urgente, mentre entrava in banca, ebbe una bastonata tra il collo e la spalla da uno sconosciuto, il quale poi disse: scusate, non eravate voi, abbiate pazienza, ho preso uno sbaglio. E mio nipote che starnazzava per terra. Capirete, adesso siamo entrati dentro al 90. Io alle maledizioni ci credo. E io pure ci credo, signor, ma che posso fare? Posso dire a Ferdinando, per piacere, ritiro da maledizione. Quello ormai è maledetto. Ma vostro marito sapete che altro ha combinato, non contento di tutto questo? Siccome Mario per un paio di settimane non si è presentato al bancolotto, dato i guai che ha passato, Don Ferdinando gli ha mandato il licenziamento per lettera raccomandata. Eccola qua. Ci toglie pure quel tozzo di pane che onestamente si procacciava mio nipote. Il pazzo, è pazzo, calmatevi, signor. E che volete sapere? Qua in casa mia ci sta l'inferno aperto. Ve l'ho detto. Oggi ha voluto fare il pranzo per festeggiare lo scampato pericolo di un mese fa. Ha invitato pure a Don Raffaello prete. Io non ho voluto cucinare e si è messo lui in cucina. Se mai non m'assetta a tavola, non m'assetta. Ma guardate che buffonata. Gesù, come si può fare? Quello mi sta facendo odiare la buon'anima di mio nonno. Non si dice questo. Ah, buttegli l'olio. Bollato olio. Sta friggendo il melenzano. Signor, si trasi 30 alla cucina, va bene freddo. A farina per terra, cassarola per mezzo, una coppa nata, a fondana otturata, sta sturando agli tieni. La carne si è bruciata. E lui ha detto che così doveva essere. O dolce po', l'ha sbagliata. Invece ci metto lo zucchero, rinda la crema, ci ha messo il sale. E siccome già c'esteva a marena, ha detto che così voleva fa, a così voleva fa. Agrodolce. Proprio così volevo fare la pizza. Agrodolce. Oggi mi sono colombo viaggiatore. La staffetta. Qui
guarda, guarda, chi si vede? La signora Donna Erminia. La signora Brentolini, Pretrolini, come si chiama? Bertolini. Oh, Bertolino, già Bertolini, scusate, non mi ricordavo. Scusa, non mi do la mano perché è sporca di cucina, io sto lavorando per il pranzo di oggi. A te va, dicella agli adiele che continuasse a friggere in melanzane. E appena bolla manassa... Va bene. Va, esci. Don Raffaele il prete è tornato, è venuto? No, ancora. Non ancora? No. Beh, quella adesso viene, ma viene. Oggi festeggiamo lo scampato pericolo di un mese fa. Per quel piccolo incidente del mese scorso, a quest'ora, vostro nipote dovrebbe stare al cimitero, io dovrei stare in galera. E voi, mi lusingo, penso, che pure state in festa, pure festeggiate questa data. Don Ferdinando, voi ci avete mandato quella lettera stamattina? Io? Quale lettera? La lettera di licenziamento. Sì, 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 sì. Ora mi sovviene. Ho mandato delle lettere di licenziamento, sì, ma... Beh, ci è capitato pure vostro nipote. Beh, nella massa, nella massa. Beh, come potevo andare avanti con un impiegato in meno? La sapete, c'è folla, comincia il giovedì la coda, tutti giocano perché hanno speranze di vincere, sapete? Si lusingano di vincere. Come potevo andare avanti con un impiegato in meno? Ho aspettato il tempo necessario per non mettermi in difetto, perché sennò quel vostro nipote andava subito sindacato, andava. Appena sono stato nel mio diritto, ho preso la via e l'ho licenziato con una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, che l'ho avuta pure la ricevuta di ritorno. E beh, che ci fa? Come si fa dopo 14 anni, è vero? Quando mi è dispiaciuto. Beh, ma tutto finisce, donna Ambrottolì, donna Ambrottolì. Tutto viene a fine. Ho assunto un bravo giovane, un simpatico giovanottello, sulla settantina. Uno di quei giovani che si innamorano difficilmente e difficilissimamente. Fanno perdere la testa alle figlie dei principali. Senti, senti, quanto è indisponente. Non parlate sottovoce perché sento. E saluta a lui. E saluta chi passa. Adesso come posso fare, don Ambrolì? Come posso... a un certo punto faccio, metto un povero vecchio, un padre di famiglia, nonnino in mezzo alla strada? E noi, don Ferdinand, noi non stiamo in mezzo a una strada. E siete nonnina voi? Che c'entra? E poi che c'avete? Bisogno di lavorare? E voi è nata cosa? Voi avete che vivere, non vi buttate a terra. Dite a vostro nipote che se facesse una mezz'oretta di sonno. Se sogna una persona di famiglia sua, naturalmente, lasci in pace le famiglie degli altri, combina 3-4 numeri, gioca e tira avanti. Ah, non mi dimenticavo, voi poi c'avete il biglietto della quaderna, o premio, non l'avete ritirato ancora? No, non no. Ancora. Poi dite che avete bisogno. Se non l'avete ritirato vuol dire che non vi servivano i soldi. Grazie. Grazie. Prego, padre, bacio buongiorno. Le mani, padre. Grazie, signore, sia con voi, grazie. Grazie. Buongiorno, signore, buongiorno. Ferdinando, io sono veramente lieto di questo invito e sono lieto che vi siete messi finalmente in grazia di Dio con la famiglia e con gli amici. Sì, siamo proprio in grazia di Dio. Sì. Siamo proprio in grazia di Dio. Piccini. Un bicchiere d'acqua con l'anice. Bravo, io posso. Accomodatevi, padre, accomodatevi. Fresca, fresca l'acqua, fresca, fresca. Una con c'è, l'umore come va? Non parlammo, c'è sta la saluta a tutto quanto. Non parlate sottovoce perché sento. Tieni la capa, tu stai in aprete, vai con l'anice da cina. Bravo, io cerco guai, perciò non mi date guai. Calma, calma. Perché io li cerco. Io sono pazzo per l'acqua e anice. Bravo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. L'avvocato Strumillo. Buongiorno, don Ferdinando. E com'è? Che si parte? Volete un bicchiere d'acqua e anice? No, grazie, sto tutto sudato, grazie. Beh, l'anice solamente, niente, quello niente, no, un bicchiere vino. No, non ne voglio, non ne voglio. Va bene, non ne voglio. Vostro nipote è stato arrestato. Arrestato? Sì, un quarto d'ora fa nell'autobus. No, l'anice l'hai da pigliare. Non ne voglio, non ne voglio. Ma perché, scusate? Perché, perché? Domandatelo a vostro marito il perché. A me? A che c'entro io? Io sto a casa mia, sai che succede, Ambrolino, mia zanna. Non lo sapete, eh? E allora ve lo fate dire da vostro padre, il quale deve essere molto bene informato. Mio padre sta fuori dei comandi vostri. Va bene. Sentite, sono cose dell'altro mondo. Cose dell'altro mondo. Se si raccontano, non si credono. Gesù, Gesù, quel povero ragazzo è un mese che non ha più che guai passare. E chi apre più la bocca? C'è da tremare addirittura.
Io sono andato da vostro nipote, da vostro nipote, per convincerlo ancora una volta che alla fine si tratta di un suo pregiudizio al quale non deve dare alcuna importanza, che il bisogno ci sta, i creditori vanno e vengono, che io devo essere pagato perché io non campo d'aria e che quindi era necessario ritirare il premio. Dopo lunga discussione riesco a convincerlo. Si mette chi lo malauri e biglietti in tasca a che scendiamo per recarci all'intendenza di finanza. Gesù, nell'autobus. Signori miei, nell'autobus, eravamo arrivati, stavamo per scendere, santo cielo, quando tutto a un tratto un signore si è messo a gridare: il portafoglio, mi hanno rubato il portafoglio, fermi tutti, e ci siamo fermati tutti quanti, chiuso dentro, finché è arrivato un brigadiere con due guardie, ci hanno fatto scendere uno alla volta, ci hanno perquisiti, e nella tasca di vostro nipote hanno trovato il portafoglio del signore. Ma grandissimo ladro! Ha rubato portafoglio, ha rubato portafoglio. Come l'ha rubato, come? E si vede che a occhio Mariuolo ci ha messo questo portafoglio in tasca. Chi le va per coppia di tram? Mo vediamo quello che si può fare. Io volevo seguirlo perché, capirete, in quest'ora come suo legale avrei potuto dire la mia parola. Ma quando la sfortuna ci si mette, nella folla sono stato avvistato da un certo... un tizio che deve avere del danaro da me, e allora che dovevo fare? Me ne sono scappato. Don Ferdinando, noi dobbiamo parlare seriamente. Io e voi. Per vostro nipote state tranquillo, perché ho già telefonato a un amico in questura che fa miracoli. Oggi stesso vedrete che uscirà. Ora tutto sta a convincere Don Ferdinando. Ma convincere di che cosa? Che c'entro io con gli affari di Bertolini? È centrato, Don Ferdinando, e vi spiego io come c'entrate. Beh, vorrei proprio vedere. Se mi lasciate un minuto solo con Don Ferdinando, vorrei cercare di convincere. Andiamo, permettete. Scusatemi, state tranquilla, che per vostro nipote il mio amico fa miracoli. Oggi stesso uscirà. Ecco. No, voi padre restate. No, è necessaria la vostra presenza. Mi fate piacere se restate presenti a questo colloquio. Come volete. Don Ferdinando, ci vogliamo sedere e parlare 10 minuti seriamente e serenamente? Ma io sempre seriamente parlo, accomodate. Accomodiamoci, eccoci qua. Don Ferdinando, quello che sta succedendo da un mese a questa parte tra voi e il signor Bertolini è veramente vergognoso. Voi da una parte, Bertolino dall'altra, mi sembrate due ragazzini che si fanno i rispetti. Ah, benedetto figliolo. Padre, io non so se voi siete a conoscenza di come è finito l'affare dei 4 milioni della vincita. Ma la quaderna? La quaderna. No, veramente no. Non lo sapete. No. Adesso ve lo spiego subito. Don Ferdinando, qua presente, in un momento di ira se vogliamo, giustificata, vero? Lanciò all'indirizzo del mio cliente Mario Bertolini una maledizione. Parliamo uno alla volta, altrimenti io mi imbroglio. Don Raffaele non capisce e perdiamo del tempo prezioso. Dopo parlo io. Dicevo, da quel momento il mio cliente Mario Bertolini non ha più che guai passare, specie poi quando pensa di ritirare il premio. Ora dico io, noi stiamo qua, gente seria, uomini di una certa età, all'epoca d'oggi vogliamo ancora stare a credere alla maledizione. No, avvocato, un momento, ma che dite? La maledizione. Ma la maledizione è una cosa seria. No. Ma che scherziamo? L'anatema. Veniate a calcetta. No, ma io dicevo... E voi vorreste distruggere l'anatematismo, la condanna, la confutazione, la riprovazione di errori commessi per cui l'anatema veniva posto quale offerta votiva e quindi esposta alla pubblica maledizione perché consacrato agli dèi infernali. Vorreste distruggere tutto quello. Ma quanto è bello l'avvocato. Ma lo va mandato verso la sottosoletta. Ma non, signore, chi vuol distruggere? Io, ma metta a distruggere. Già sono così distrutto io. Mi permettete? Io dicevo che semmai a questa maledizione che non credo né voglio credere. Io capisco benissimo che nei confronti del mio cliente gioca molto il fattore suggestione. Capirete, io mi sta impaurito, impressionato, e appena si muovo fa guai. E poi d'altra parte... Don Raffè, sarebbe bello e troppo comodo, se ognuno si svegliasse nervoso la mattina e dicesse: ah, il tizio mi è antipatico, lo maledice e lo distrugge, ma dove siamo? Ma scusate, avvocato, scusate.
Se i guai che sta passando il vostro cliente Mario Bertolini voi non li attribuite alla maledizione di Don Ferdinando, mi vorrete spiegare in questo momento che cosa gli venite a chiedere? Un momento, aspettate. Allora, Don Raffaele, secondo voi Don Ferdinando non solo avrebbe fatto bene a maledire, ma ne avrebbe anche l'autorità. Ad ogni modo ha maledetto. Ha fatto bene. Bene o male, io questo non lo so. Ad questo da voi non me l'aspettavo. Un unto del signore non deve permettersi di dire delle cose così. Mi dispiace che poi non sia avventato. Piano. Ha fatto bene. Posso dire una parola pure io? Che se che cosa? Dove andiamo a finire? Dunque, io non ho maledetto nessuno. Ah, come sai? No, non ho maledetto. Perché voi potete dire che io ho maledetto il vostro cliente. Don Ferdinando, io ero presente, stavo seduto là. Ma quando non capite di maledizione, state pazienti. Che ho detto? Che avete detto? Bravo. Io ce l'ho inciso nel cervello, quelle le allora parole. Ripetete. Sentite, non rapete. Don Ferdinando, quel giorno, con gli occhi di fuoco, a faccia verde, proprio con questo biglietto in mano. Che significa? È stato d'animo. Questo biglietto in mano, rivolgendosi all'anima del padre, ha detto queste testuali parole. Papà, io biglietto c'ho lungo, ma non se ne andavrei bene. Deve passare 4 milioni di guai. Ogni soldo una disgrazia, comprese malattie insignificanti, malattie mortali, rotture e perdite di arti superiore e inferiore. Ma cos'è? Ce lo siamo dimenticati? Non lo nego. Questo ho detto. E questa è maledizione. Ah no? Ah sì. Ma non è maledizione. Questa è maledizione. Ma... E che cos'è? Guardala. È una proposta. È una proposta che io ho fatto all'anima santa di mio padre, va dicendo questo vicino al ritratto. È stata una proposta accettata, ma non è una maledizione. E poi, voi avete parlato ancora di questo fatto, mi ero pure scordato. Io mi rivolsi all'anima di mio padre, così, in quel momento di rabbia, ma che c'entra l'anima? Rabbè, è sempre la fantasia che lavora, è vero? Che fantasia? Don Ferdinando, la fantasia. Qui subentra l'imponderabile. Qui bisognerebbe fare dell'esorcismo, figuratevi. Ah, fantasia. Il suo spirito maligno, Don Ferdinando. Vostro padre dall'altro mondo si sta spassando buono e meglio alle spalle del povero Bertolino. Ecco, e allora pigliato l'anima di mio padre e portatelo in tribunale. Io porto l'anima in tribunale. Sì o no? Ma vi accorgete che state bestemmiando? E poi in mia presenza. Insomma, adesso ve ne prego, sono io che vi dico basta. Eppure io dico basta. Pure io. Bertolini. Buongiorno da Raffaele. Buongiorno. Sono stato ammaturato. Vi hanno rilasciato. Voi già siete usciti. Sono felice. Lo so, a voi vi dispiace. No, tanto buono quel vostro amico, poca, è veramente gentile. Si è allora, fatto in quattro. Perché grazie, mi telefonavo? Scusate. Ma non capisci, voi state combinati adesso meno, un braccio spezzato, la faccia bianca che Dio sa, la febbre addosso, che siete venuti a fare qua? Senti, Don Ferdinando, io voglio pregarvi di non pensare più a tutto quello che è successo. Mi sono convinto che ho sbagliato, che i 4 milioni spettano a voi. Perciò, prego, questo è il biglietto. Pigliatevelo, stracciatelo, regalatelo, facetemi quello che volete. No, è vostro. Non niente affatto. Il biglietto lo avete giocato voi, i soldi erano vostri. Che significa? No, io non lo voglio. No, è vostro. Ma niente, il sogno se l'ha fatto lui. Mi dispiace, il sogno è vostro perché vostro padre credeva di trovare voi in quella camera. Tanto vero che mi chiamo Piccerì. Che c'entra mio padre? Che c'entra l'anima di mio padre? È sempre la fantasia che lavora. Sentite a me, pigliatevi un biglietto. Ritiratevi il premio, godetevi i soldi in santa pace, se ve li potete godere. Parliamone poco seriamente, Don Ferdinando. Ma io seriamente parlo. Don Ferdinando, io sono giovane. Don Ferdinando, io non voglio morire. Questo biglietto non lo voglio e i soldi non me piglio. Ma io nemmeno. E chi sei piglio? Nessuno. Non sei piglio nessuno. Tieni a dillo per te. Accattano tutto fiore e mi tancilla non so nonna. Noi non avevamo bisogno di denaro, non avevamo bisogno perché siamo giovani. E tu non tieni cuore, perché non fate che avere chiagnera figlia sua con magi chiagnutive i giorni passati, si smuova con passione. Vattene. Va bene, e ha ragione. Sei cattivo, sei perverso, sei malvagio. Si stanca i pimmici. Donna Concetta. Allora si contento quando può torturare gente. E se io potessi fare un lago che spingola sarresti più felice. Ma non dire mai un dolore ai capo, no. Stai sempre bene in salute. E mietta da avanti le giornate in dolietta con un po' che freva, a cui si stanno un po' quieto tutto quanto. Una concetta. Ah, è santa fede di Dio che stanno sta sempre in una maniera, sempre. E come si fa a fare? E come si scede a così si cocca? E come si cocca a così si scede? Mamma mia! Ma come chi le vede due guaglioni che si vanno bene? Che hanno avuto la fortuna di mettersi a posto pure finanziariamente, voi capite, padre? Pure
pure finanziariamente. Ma signore, tanto a sposarsi dico io, a chi la cita, a chi lo scanna, ha venuto a come una scoppola. E il Ferdinando sa che ti dite? E via chi di là, ne faccio scappare. Io, sì, ne faccio scappare. E poi la caffaia, deposizione in coppa tribunale. E ti faccio via a causa tutte le presidenti dell'Italia. Ah, mamma mia, ma che natura sbagliata! Che essere animalesco! Ferdinando, Ferdinando, quanto ti scucciante, non mi fai più lo sentire. Non me lo fai più la voce a tutte parti. A mattina, a sera, mamma mia, Ferdinando, chi sta il diavolo? È un diavolo, il diavolo in casa mia, fuori diavolo. Signori, vi presento la famiglia del diavolo, la figlia del diavolo, la moglie del diavolo. Ah, Ferdinando. Ferdinando? Il pranzo è pronto. Poi, dillo un po' che ci ho letto, il pranzo è pronto come se avesse detto a basso sto funerale. Quando il pranzo è pronto è una notizia lieta, si deve dare con allegria. Il pranzo è pronto! Il pranzo è pronto! Poi, non fa caricatura che ti mette la capra in danza la tira che tiene a mano. Hai capito? La capra mi sei maccaruno ti mette. Oh, buffo. Allegro, regolare, ma non troppo. Ora vi accomodate, prendete posto. Grazie, don Ferdinando. Il pranzo è pronto, prendete posto. Tu, ciò, non da siete tu a mangiare. Sì, ecco qua. Ecco, mangiamoci subito la schifezza che ha fatto mio marito. Non ricominciate. Hai ragione che c'è stato un Raffaele a cavi. Quando un giovane si innamora di una giovane, vieni qua tu, vieni. Certo. Ora fai, scusate, se sbaglio mi potete correggere, no? Per carità. Quando un giovane si innamora di una giovane, parla con la madre di lei, Naturalmente. Ma parla pure col padre, perché il padre non è una mazza di scopa, è giusto. Non è un mobile che sta in casa che si può spostare a volontà, è giusto. Dici in camera da letto, non sta bene, lo metti in brindo salone. Ma perché? Insomma, il padre qua esiste solamente per portare il mensile a casa, per pagare la luce, per pagare i telefoni e bestie e cose. Calma. Voglio sapere, calma, don Ferdinando, calma. Ha passeggiato, un divertimento, un cinematografo, sono andato a ballare. Si devono sperimentare i caratteri. Il padre deve fingere di non sapere niente, poi all'ultimo si giubbono, fa sapere, finalmente... Giù, veramente, sapevo quell'ipocrisia, io non sapevo niente. Questo quando tutto va bene, se poi il giovane cambia idea, non si fa vedere più. E la ragazza resta sperimentata. Con tutto l'omordote. Vediamo una cosa, voi a detta di mia moglie siete innamorati di mia figlia Stella? E voi non lo sapete? No, non lo so, perché lo devo sapere? Che c'entro io? Ma avete detto qualche cosa? Ma come vado voi a avere il dovere di dirmi che come sta, lavoriamo dentro un bancolotto gomito a gomito? Cioè, questo è tradimento, no? La prima cosa dovevate parlare con me, che c'entra la mamma? La madre non conta. Si capisce? Niente. Non rispondete. Io conto. Dunque, voi siete innamorati di mia figlia Stella? Sì, signore. E io acconsento a questo matrimonio. Che vi dicevo io. Sedete, donna mia, prendete posto, mangiate con noi. Pure voi, grazie, avvocato, settate, mettete un piattello per l'avvocato, sì. Una sigiulella e un piattello. Grazie. Due posti, mettere là, sull'altro tavolino per Stella e Bertolini, se no a tavola stiamo stretti. È un caro uomo, sì, bisogna spigliarlo per il suo verso. Questo è il biglietto. Già. Bertolini, l'avete lasciato sopra un tavolo. Dunque, voi siete tutti testimoni che il signor Mario Bertolini è quello che è venuto qua spontaneamente e ha dichiarato che lui rinunzia al biglietto perché il sogno, dice, era mio, che i numeri mio padre intendeva darli a me, è vero, ha detto ritiratevi prego, pigliatevi i soldi, io ci rinunzio, è vero? Sì, è roba vostra, pigliatevi, non lo voglio prendere più. L'avete ripetuto, l'ha ripetuto, siete testimoni. Avvocato, questi sono tutti testimoni vivi che si possono portare in tribunale, certo, questi, certo, questi si portano questi. Va bene Bertolini, grazie tante, grazie. Io il biglietto me lo piglio, mi faccio sto piacere, mi ritiro il premio e mi metto i soldi in da sacca. Allora, in realtà facciamo queste porzioni, perché siccome ho dato il consenso al matrimonio,
vuol dire che mia figlia Stella porta al signor Mario Bertolini una dote di 4 milioni. Oh, Ordina! Questo è molto bello. Molto. Bertolini, però parlammici chiaro, tu a mia figlia la devi volere bene assai, hai capito? Assai, perché Stella è la vita mia. Ma vi pare? No, se no due paroline a mio padre. Amore mio! No, lasciatelo stare! Abbiamo trasmesso Non ti pago di Edoardo De Filippo. Personaggi e interpreti: Concetta Quagliuolo, Dolores Palumbo, Margherita Cameriera, Isa Danieli, Aglietiello, Uomo di Fatica, Ugo D'Alessio, Vittorio Frungillo, Lello Grotta, Ferdinando Quagliuolo, Edoardo, Mario Bertolini, Nino Veglia, Stella Quagliuolo, Lili Romanelli, Don Raffaele Console, prete, Rino Genovese, l'avvocato Lorenzo Strumillo, Peppino De Martino, Carmela Luisa Conte, Erminia, zia di Bertolini, Maria Vinci. Regia di Edoardo De Filippo.